Developers, develop. C'è troppo lento. La velocità non luce troppo alta. Sì, letto. dobbiamo passare direttamente. Developers, 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 developers. Benvenuti a Compila, quindi va Boh, basta, basta <ride> Che stava ripartendo Buonasera a tutti, anche qui un saluto da Bari Da Bari Nord, io sono... ma che è sta luce... Io ho sempre una luce, in realtà non è un problema della luce, io ho il problema degli occhiali che riflettono qualunque cosa e quindi non riesco a trovare un'illuminazione dove fondamentalmente, perché se metto una luce, vabbè, tipo quella dietro, ma se la metto in maniera un po' diversa mi, mi fa praticamente brillare la pelata. <ride> se invece la metto davanti mi fa riflesso con gli occhiali tra l'altro fa riflesso lo stesso un po però si nota già un po' meno e non, non so com come direzionarlo per avere un qualcosa che però dai tutto sommato ci si vede abbastanza bene quindi per cui qui c'è sempre il micio che ogni tanto che forse stasera poi passa quello vero perché non ha mangiato di lato, eh, di, però di lato ci deve essere un appoggio, non ho una, una cosa dove do appoggiarla che, che stia stabile, che stia ferma e quindi... Perché poi qui non è proprio il posto ideale per fare, adesso... Prima o poi se mai mi capiterà mi farò lo studio da streamer, adesso... Prima però devo fare, devo fare numeri molto più alti, devo essere molto più... Quindi non, non succederà mai, però come dire, mai dire mai a questo caso. <ride> magari me lo faccio nonostante tutto dipende da la postazione è usabile però purtroppo c'è questo problema che il tra l'altro non capisco perché vedo il riflesso del, del coso anche se io lo giro ah perché fa riflesso su qualcos'altro e poi mi fa riflesso direttamente su ah, perché sembra che abbia degli occhi strani devo stare girato così oppure mi devo tenere gli occhiali vabbè che ma fa ci vorrebbe una stanza più, più luminosa in generale con oppure quelle lampade che si attaccano a un supporto però adesso visto che dobbiamo programmare non è che ci accontentiamo ecco ciao omonimo marco pavan ciao a tutti come la va, quindi neanche stasera guardate Temptation Island, che bravi! <ride> Io ho appena silenziato il WhatsApp perché ho madre e sorella che guardano varie cose, si scambiano pareri, e, che non è un grosso problema perché si silenzi il telefono. però siccome ho l'orologio che vibra, vibra continuamente per cose che non. Che non, mi cioè non mi interessano sul momento solo che sentendo vibrare mi rompe il filo dei pensieri e dopo dico delle dico delle stronzate quindi stavo guardando allora aspetta che adesso mi, mi sfrutto le mie, le mie cose metto il... sono milanista e stiamo perdendo ah giusto è vero è anche... dimentico sempre l'opzione calcio che forse è peggio da questo punto di vista perché è molto più non sono un tifoso di calcio e questo si vede dal. però sì, diciamo, dovrei scegliere anche un po' di giorni differenti. Dovrei farne altri giorni. Però adesso mi... mi. cimenterò, siccome devo preparare un po' di cosine, e vedrò se fare qualche live extra. Che poi lo dico sempre, ma non, non lo faccio mai, ma non ci riesco mai perché poi ci sono gli impegni. E quindi si fa un po' come, come spamma questo bot. Devo renderlo un attimo un po' più tranquillo perché va a, a tempo a numero di messaggi, quindi il tempo trascorre abbastanza in fretta. Appena arriva a un certo numero di messaggi, boom, butta giù subito tutti butta giù i messaggi. Poi sono un po', un po' prolissimi, viene da dire, perché li vedo in chat. Meno male che non. la live chat, però mi sembra un po' morta perché non compare nulla. Pure dovrebbe essere funzionante, eh? quindi boh la live chat morta per qualche strano motivo eh. dovremmo dovremmo vedere qual è qual è la problematica però se anche la fa vedere fa vedere fa vedere adesso farò un po di vediamo scomparirò forse però scompaio con il no scomparso totalmente ma Stavo guardando ah perché forse non ha refresh, vabbè, me lo guarderò poi qual è il problema di questa chat, magari è scaduto qualche token o qualcosa, o qualcosa del genere, quindi non, non so come mai, perché vedo che non, non appaiono i messaggi e dovrei andare a vedere l'indirizzo del... beh qui nascosti ci sono tutti i widgettini, cioè i miei widget, quindi ho il... Um, fa vedere se c'è l'IP. Vedete, qui c'è la ruota della fortuna che prima o poi useremo con, con il logo, la chat. Qui scompare e poi ricompare, però non fa nulla, niente. Chissà che problema... sarà un problema di qualche tipo, quindi... Per cui... Grande Valerio che usa il comando suoni. <ride> giustamente nella pagina del canale ci sono l'elenco dei comandi. Tra l'altro c'è un nuovo comando che si chiama i comandi sono col punto esclamativo. Eh? Cioè il punto esclamativo, è il comando deve essere un comando supportato. Ho aggiunto un nuovo comando task che una volta lanciato. Eh, può, potete assegnare un task a qualcuno quindi ci viene un messaggio con scritto il tale ti ha assegnato un task ovviamente preso a caso quindi è una cosa che mi serviva per fare per fare un, un esperimento di automazione quindi se scrivo punto esclamativo task assegnato un task a Muzio ottimo quindi perfetto al lavoro <ride> e quindi eh, niente è una cosa totalmente inutile eh? non vuol dire niente però così di solito magari c'è cioè, chi si diverte in chat a, a aggiungere questi comandi e qual è il task da eseguire nulla di particolare così fittizio sai che hai un task da fare quindi fin finisce così e quindi no, ci sono un po' di c'è un po' di automatismo ma li devo, li, lo devo ancora, li devo ancora provare quindi, ah questo tra l'altro non, non compare perché non c'è giustamente lo schermo quindi devo, devo trovare il modo di, di gestirlo in altro modo devo fare un'applicazione, ecco questo magari sarà un side project interessante da fare in live momento chiusura, apertura, anno fiscale esatto. adesso metto il moment... Mettiamo il moment news, vediamo se funziona. Mi scordo sempre che devo aggiungere un effetto sonoro a questa roba qui, perché sennò non è, non è bellino fare. Cioè, ce l'ho pure. Quindi, e, momento news, no, in realtà news non ce ne sono, anzi, no, una news c'è, però non è ancora ufficiale. Ma facciamo finta che sia eh, ufficiale, anche se dovrei. And passare diciamo al browser, però perché il sito è in, è in allestimento non giochiamo no. più. Dillo alla non mamma, esatto. dillo all'avvocato. Esattamente, quindi passiamo a una scena dove si veda quantomeno, Tanto non mi ricordo mai dove, dove mettermi. <ride> Aiuto. <coughs> Eh, vabbè, questo ve l'avevo già detto l'altra volta però adesso il sito è ancora purtroppo in, eh, ve in chat per chi è dalle parti di Modena quindi Bari è un po' fuori però c'è qualcuno che ha proposto un talk e, che, che è Flavio e che è stato accettato però anche il mio è stato accettato almeno, almeno in via... Diciamo, dovrebbe essere ufficiale perché ehm, c'è l'approvazione e io ho dato conferma all'approvazione quindi ho detto ok mi, mi sta bene ancora portarlo. Quindi... Però siccome l'evento è ancora in divenire, eh... però qui non c'è ancora, quindi gireranno i post sui social e tutto quanto. Però se vi faccio vedere, va come sono bellino da qui come la mia foto ritoccata con l'AI non sembro neanche io infatti poi non, non, non sembro neanche io davvero perché eh, la mia sessione che è stata accettata si chiama Ritorno al futuro sviluppare app mobile e cross platform in Pascal Grande Giove quindi tra l'altro ho intenzione di farla tutta in tema Ritorno al futuro quindi intanto mi devo rivedere il film perché vorrei prendere un po' di cosine <ride> interessanti se... Se la cosa va avanti e quindi farlo tutto un po' con questo stile ritorno al futuro, con dei, dei riferimenti, eh, l'idea sarebbe, diciamo, dargli questo tono, per, sia per una cosa, per una questione di vedere anche cose del passato, del Pascal. Non so bene in realtà quanto. Ah, però in alto la chat quella funziona, però non funziona l'altra. Vabbè, poi vedrò che, che diavolo è. L'idea è quindi di fare una cosa a tema a ritorno al futuro eh, vedendo un po' di cose del passato del, del Pascal storiche e poi dopo da lì arrivare in realtà quello che è il presente, ma che potrebbe diventare un nuovo futuro, visto che tra l'altro stasera dovremmo dare un'occhiata un po' alle, alle novità di Delphi come facciamo di solito con c'è una release, <clears throat> per quanto siano già usciti i webinar di embarcadero. Uh, il webinar di lancio e poi anche anche Big Time Daniele Tetti hanno fatto un webinar uh, lunedì. Ieri <ride> non mi ricordavo quando era, era, era stato ieri, quindi uh, di, um, abbastanza lunghetto: un paio d'ore, secondo me, due ore, due ore e mezza è durato forse, qualcosa del genere. Non vorrei, non vorrei esagerare, ma mi pare che sia, sia così dove si è andati un po' più nel dettaglio, si è visto un po' qualche demo, qualche cosa provata al volo, eh, di alcune delle cose che stasera vedremo, però noi ci mettiamo sempre un po' nell'ottica di, ok, c'è la release è installata, mi apro la documentazione, vado a vedere come, mh, quello che eh, sono le novità e poi dopo proviamo in diretta, è più un, proviamolo sia per vedere ma sia per darci qualche parere al riguardo e quindi come dire bastire una, una discussione, una discussione un commentare un po' assieme quindi questa è un po' il, la questione quindi questa è stata accepted e quindi fino a prova contraria a meno che non ci siano controindicazioni, eh, si, si sarà da fare e io ci, ci dovrò un attimo anche pensare dovrò anche prepararla anche perché ho mandato una proposta sia per i Tidevcon sia per del Fidei, quella di Del Fidei sembra sulla via di andare a buon fine perché c'è interesse e per cui eh, devo ancora un attimo preparare formalizzare la cosa per proporre la descrizione, eccetera. Poi magari quando è ufficiale vi, vi darò i dettagli. Non mi piace spoilerare. Che... <ride> Tra l'altro, parlando di quindi sia Del Fidei sia TDEF CON e TDEF CON invece non mi hanno ancora risposto, però di solito ci vuole anche qualche giorno. Per valutare c'è il sito pronto quindi c'è il sito qui che è pronto all'uso. Eh, vabbè, al momento non ci sono speaker, non ci sono ancora speech perché il sito è in fase di creazione. Mi hanno dato un attimo una rinfrescata. So che ci sono i biglietti early bird. Eh, iscriviti forse qui c'è qualcosa allo shop. Uh, siete un gruppo di colleghi si sì, le varie scontistiche fino alla fine di settembre secondo me c'è questa scontistica ah c'ho riflesso non vedevo il messaggio non so voi ma da ogni allievo installare i componenti che uso beh in questo caso non dovrebbe essere un grosso problema migrare io ne, ne, ne approfitto per ripulire un po' l'ambiente da cose che ho installato provato che magari non uso più anche ah, di solito ci vuole non ci vuole tantissimo a reinstallarli ehm però sì, col, col tool di migrazione i setting di, so, di solito non sono un problema, a volte un refresh ci sta perché secondo me magari si porta dietro dei setting non, non più validi sui componenti finché sia sulla 12.1 12.2 una delle cose diciamo mh, impostate come regola è che non dovrebbe esserci incompatibilità binaria e quindi tendenzialmente le cose che funzionano dovrebbero funzionare, quindi non, non dovrebbero esserci... O comunque dovrebbe esserci poche break in change. Io ho fatto una prova con un'applicazione di un cliente, l'ho chiusa aperta, era aggiornata la 12.1, 12.2, parte qualche bug fix, non, non cambia più di tanto Ecco da questo punto di vista. Però bisogna sempre provare perché comunque può esserci, la regressione può esserci sempre quando si tratta di produzione. E lì la, la cosa più interessante sta nel avere in piedi magari anche un sistema efficace per fare per fare i test eh, biglietto super early bird eh, questa è la, la cifra però tenete presente che sono due giornate piene di, di roba più i pranzi e quindi due giornate di sessioni più i, i pranzi la cena di solito c'è cioè a parte però comunque secondo me per, potremmo considerare due giornate di formazione perché comunque si, si va sempre a casa con tanti tanti buoni spunti quindi a me piace molto parteciparvi per cui secondo me per sviluppatori delfi spero che venga accettata quello che ho proposto che mi fa sempre piacere portare qualcosa l'argomento mi sembrava interessante non era... Beh, questo poi ve lo posso anche spogliare perché non è che non faccio come Quella cosa. ho proposto qualcosa riguardo a CORS eh, che è una tecnologia che è un po' indigesta a, a chi lavora soprattutto nello sviluppo web perché è un sistema di sicurezza che fa sì che quando voi navigate un sito eh, front-end che usa delle API non vada mh, a inviare delle informazioni vostre ad altre API Ehm, mandando dati relativi a cookie, cose etichette di altro tipo, quindi eh, potendo tecnicamente fare un'invocazione, e quindi è il sistema che bene, regola l'accesso alle risorse online in termini di API, ovvero ho eh, il browser, sono in un dominio ho scaricato una pagina, se faccio una chiamata in API e vado su un su un altro dominio, eh, lui mi controlla se eh, o meno provengo dallo stesso dominio, se l'API dice che io posso accedere dal dominio di, di provenienza, cioè di partenza, e cose di questo tipo. È un aspetto che spesso viene, viene trascurato per chi lavora con, per chi lavora con Course, e, cioè per chi lavora con le applicazioni web, eh, fino alla fine dove quando si va sul deploy metti il tuo frontend da una parte, metti l'API la, da un'altra e ti accorgi che eh, a differenza del, di quando ci stavi lavorando nell'ambiente di sviluppo smettono, smettono di funzionare perché c'è questo meccanismo di sicurezza che deve in qualche modo essere tarato se non viene tarato non, non funziona più un tubo. Eh, cioè l'API fa la chiamata nel momento in cui non ricevo autorizzazione... A utilizzare i dati, i dati fondamentalmente non, non viene concesso l'autorizzazione, quindi è un sistema di sicurezza che il browser blocca. Quindi, generalmente, cosa si fa? si fa? Si apre il rubinetto, tutto aperto in modo da risolvere il problema e partire, poi o ce lo si scorda oppure subentra qualche altro tipo di problema perché c'è anche chi si mette, a non, cioè non, non, non lo configura più, lo lascia tutto aperto. Va a cercarsi in poco tempo. La soluzione più rapida per aprire il rubinetto e consentire che la web API venga fondamentalmente acceduta da chiunque è a questo punto hai praticamente sei, come dire, sei come dire fregato perché hai il um, potenzialmente dei buchi di sicurezza. Siccome avere dei cross site scripting è anche una bestia abbastanza... Eh, da trattare, bisogna stare molto attenti e si va anche nel penale. Poi c'è il GDPR, tutte le, le varie cose, la sicurezza è importante, quindi da questo punto di vista, secondo me, è un tema che vale la pena trattare. Poi, in quel caso, magari DFNVC eh, Framework ha pure un, un middleware per gestirlo e quindi piuttosto che scordarselo e poi aprire tutto il rubinetto ed esporsi a problemi di sicurezza, meglio sapere cos'è, come funziona, come va configurato, insomma gestirlo nella maniera più opportuna, quindi mi sembrava un argomento interessante perché pure io ho fatto, più volte ho preso delle scorciatoie, quindi il cross origin, eh, resource, il course, va, secondo me è una cosa da gestire. Forse un argomento molto molto verticale specifico, si vedrà se c'è qualcosa da aggiungere. Boh, io ho mandato la proposta, poi di solito, di solito mi, mi dicono qualcosa, lì, quantomeno si vede. Quindi c'è questo. però so che in early, early, early bird ci sono anche i biglietti per il Delfidei, anche qui ho proposto qualcosina. Pare che poi verrà forse accettata, qualcosa legata a ciò che abbiamo in realtà. Eh, non ciò che abbiamo visto, ma qualcosa in più sempre legato a Delphi4Python. Quindi, lì ho intenzione di farmi, in questo caso off camera, quindi non live, un'analisi um, un più approfondita di, di, dei sorgenti della, della libreria, ma anche delle prove. Cioè, ho, un, ho un libercolo che è un po' che voglio mettere in, come dire, in opera, eh, vedere dove si parla di programmazione neurolinguistica e librerie varie per Python. Voglio effettivamente vedere un po' cosa si riesce a fare con, eh, con questa cosa. Ciao, mezza C o mezzac? Forse mezza C. Forse te l'avevo già chiesto un'altra volta dove avevo letto il Nick. Non, non sei nuovo perché mi dice... Claudio. Ah, sì, giusto. <ride> L'unione del... L'unione del... Mie... Mi scordo sempre. Cioè, io sono messo... Poi oggi è stata una giornata particolarmente pesante, quindi... Sono messo un po' così, infatti ho anche un po' la voce <coughs> un, po', un po' secca. E quindi... Per cui anche qui non so se si può già acquistare o meno, forse c'era sulla, sulla mailing list, la newsletter di Del Fidintone, di Mitech Italia, c'era già qualcosa, però a breve partiranno le... Quindi the Fest a ottobre, 12 ottobre per chi è nelle parti di Modena, 20 novembre Del Padova, a Padova, IT Defcon il 14 e il 15, quindi tra ottobre e novembre. Ma non solo perché c'è un'altra roba eh, che è la jobintech.com, conferenza che è online, in questo caso, quindi qui non c'è da andare da nessuna parte. Eh, è organizzata da Rete Informatica Lavoro, Performa Group, è un portale di lavoro dedicato all'IT con diversi sponsor, diversi, eh, qui ci sono un, un po' di nomi c'è tutta l'altra burocrazia no quella è una citazione di Fantozzi che è i scoces quindi free accesso libero che okay, si vedono quelli in diretta oppure se uno vuole vederli per sempre eccetera c'è un obolo, una tantum direi molto accessibile quindi non è che il prezzo è molto, è molto politico e ve lo segnalo perché tra le tra le brutte facce no non sono brutte ma eh, tutte tranne una, alcune sono anche molto presentabili però ce n'è una abbastanza impresentabile che ovviamente è qui in fondo perché io sono, sono la pecora nera gli sviluppatori sono in fondo, eh, non, sono neanche, non sono neanche in ordine alfabetico quindi <ride> per cui... ah no c'è il link e tutto, ci sono, sono anch'io se ci clicco dove vado a finire? ah c'è il mio designation, ah bello c'è il mio profilino i miei link ok c'è una sessione il, il 3 ottobre così presto no? mi ricordo ah sì il 12 ottobre è quella è quella su Delphi quindi e allora mi conviene mettere, mettere il turbo perché qui devo preparare eh, dove presento questa sessione che sarà più è un workshop in realtà quindi l'idea è chiacchierare un attimo di cos'è FRDB e dire un pochino di cose riguardo FerrDB alternativa che è un'alternativa a MongoDB open source se qualcuno è stato in tidef con ehm, questa primavera ne ho già parlato in quella sede con una parte esatto sì, sì. infatti stavo dicendo l'ho già presentato sì fondamentalmente la sessione è più o meno la stessa con alcune novità perché comunque pare che dal vivo alla Spring Edition probabilmente andrà online, quello sì, però comunque c'è un... stata una parte anche legata a Delphi e all'uso con Fair Duck che in questo caso qui non, non ci sarà, e un escursus più, più ampio legato a, a MongoDB, che cos'è le alternative. Qui diciamo, l'idea è andare un po' più veloci, spiegare perché, perché esiste e poi fare una cosa che uno possa seguire nel pratico per eh, mettere in piedi il database eh, che sfrutta Postgre, quindi è un, sostanzialmente è una sorta di sistema che trasforma Postgre in un database non SQL che è perfettamente compatibile con MongoDB. Quindi il mio workshop sarà così, parto, dico questa cosa, poi dico ciao a tutti, un'ora e mezza <ride> di, di workshop. Eh. E quindi no, però adesso devo rimaneggiare un po' i contenuti quindi non la, non la voglio proprio fare identica. Sia perché dopo studiando per la, la sessione fatta Spring Edition mi sono un attimo un po' interessato, seguo i canali e quindi scrivi in pose con il tipo Campo JSON. Si, sì, eh, la cosa carina di, di questo. però iscrivetevi, così mi fate anche adesso vi, vi copio, incollo. La non so dove è il link per iscriversi tra l'altro su Firefox non appariva le sessioni. glielo ho segnalato più volte. Vabbè, vi do il link dei workshop. Poi dopo, se volete fare, eh, non mi ricordo dov'è il link. Sono un ottimo promotore. Eh. Non mi ricordo come ci si iscrive. Dovrei fare, ma secondo me nella home sarà c'è un registrati visto comparire perché non, non hanno ottimizzato molto per Firefox infatti non vedevo la seconda giornata e continuavo a dirgli ma io non ci sono poi dicevano ma sei scemo guarda che ci sei e io dico io non mi vedo poi ho detto aspetta che provo a cambiare browser dopo sono apparsi i tablet l'ho segnalato e quindi hanno no, già oggi ho visto sono arrivate le prime cioè, 3-4 registrazioni ma hanno proprio appena appena aperto il rubinetto quindi eh, se si segue online, l'orario mio è serale quindi, sul mi sembra 18.30, non mi ricordo neanche l'orario. Notare questa cosa eh, giovedì sì, dalle 18.00 alle 19.30, un'oretta e mezzo quindi, eh, fondamentalmente si sì, usa quel JSON e riproduce fondamentalmente le funzionalità di MongoDB relative allo storage. Quindi. Non, non le parti di backup o altre cose legate a come MongoDB funzioni internamente. Ma fondamentalmente io devo salvare documenti. Li salvo in JSON. Uso database prevalentemente come storage perché devo fare un backup, devo fare un backup del database Postgre. Quindi quello è un non, non c'è la, la, la compatibilità a livello amministrativo c'è la compatibilità a livello di Creo Collection, eccetera, e hanno fatto fondamentalmente un, un, un tool che è una a uno, quindi è fatto, sviluppato tra l'altro in Go, quindi un linguaggio abbastanza adatto a questo genere di cose, eh, con diversi plugin e la loro attenzione massima è garantire che la compatibilità con MongoDB sia la più elevata possibile. Per cui è un'interattiva interessante perché MongoDB infatti anche di recente ha cambiato, ha deprecato una funzionalità, un device sync mi sembra si chiami, quindi qualcosa che non esiste più e non è totalmente open source perché quelli di MongoDB si sono un po' rotti le scatole. Cosa succede? Che MongoDB viene usato per progetti magari commerciali ma essendo open source chiunque lo può scaricare e installare. Quindi magari io faccio un prodotto, un'applicazione per hostarla la vado, vado su Azure, gli dico di creare un'istanza con Linux, gli dico di metterci MongoDB. Quindi Linux parte ed è open source, non si paga. MongoDB non si paga e poi dopo eh, Azure o Amazon mi, mi fanno pagare le fee per far funzionare una macchina, quindi cioè, loro comunque guadagnano sul running di un database che fondamentalmente però non, non riceve nessun tipo di. E allora hanno cambiato un po' la licenza, hanno detto sì, open source, ma eh, se se devi utilizzarlo col tuo sistema o il tuo sistema è open source, lo distribuisci open source altrimenti ci devi pagare una licenza commerciale d'utilizzo Che se andate sul sito non è neanche quotato, cioè non c'è il prezzo quindi probabilmente vanno contattati, c'è tutto un ecosistema perché giustamente vogliono, giustamente, cioè, poi sono scelte, c'è cioè, chi lo fa, chi non lo fa sono una, una realtà abbastanza grande al momento e quindi secondo me hanno bisogno c'era bisogno di monetizzare e questo è il modo con cui, con cui hanno, sì, c'è cioè fondamentalmente la stessa politica di Oracle per MySQL. Il problema è che un po' questa server license è un po' univoca, molto come dire, verticalizzata su di loro e anche un po' ambigua perché dicono tu devi lasciare il sistema open source, ma se io faccio un un'applicazione che usa mongodb fatta con con delphi usa mongodb e devo rilasciarla eh, e gira su windows il sistema è solo l'applicazione o applicazione più sistema operativo perché io ovviamente il sorgente non te lo posso non posso fornire renderlo open source cioè non si capisce se il servizio se cioè io la mia applicazione non usa mongodb ma usa un servizio di terze parti che poi si appoggia a mongodb allora, me lo installo on premise su un docker. Allora, devo pagare o non devo pagarlo. Cioè, quel, quel servizio, inteso detto così servizio è un po' ambiguo dal punto di vista del, del cosa vuol dire e, e tutto il resto quindi diventa un po' difficile. Sì, è un po' famosa. Diciamo che se vuoi stare tranquillo, paghi. E quindi questo è un po' il motivo per cui eh, ovviamente la cosa viene. Viene posta in questi termini perché comunque c'è da poi. Sì, tutte le fisius sono solo nel, nella versione Enterprise per cui ci sono per cui qualcuno ci ha basato, magari più che altro qui ci si rivolge principalmente a quelli che ci hanno basato un'applicazione e fondamentalmente se la sono vista. Cioè, adesso devono sostenere dei costi non preventivati, perché la licenza è cambiata. Quindi, sì, vabbè, la versione più vecchia, magari puoi continuare a utilizzarla. Però, insomma, sei un po' limitato. Praticamente con la community non c'hai le app, non c'hai tutte queste cose, sei un, po', sei un po' limitato, dovresti andarci a mettere un po', un po di, di altre cose, quindi la questione rimane un po' così. Eh, questa è un'alternativa open source, ne esistono altre, però è quella un pochino più curata dal punto di vista di compatibilità, cioè se lo si utilizza sembra di parlare con, eh, con un'istanza di MongoDB. La cosa carina è quindi tutti i driver, cioè avevo fatto un demo in Delphi, con Delphi, FireDuck e il driver per MongoDB, tu puoi leggi e scrivi i dati come se fosse MongoDB, ma dietro c'è il motore di, di Postgre, quindi la cosa carina è che Postgre lo puoi usare anche per altri database relazionali, quindi puoi usarti la tua istanza per doppi utilizzi, puoi backupare tutto assieme, cioè puoi avere un mix che ha un suo senso effettivamente può avere un suo senso da questo punto di vista quello è quello, quello indubbiamente quindi ci sta ci sta quindi qui c'è qui il link se volete registrarvi tanto per vederlo in diretta è gratuito per cui a me fa piacere che più gente porto e più un'oretta e mezzo poi se non riuscite a partecipare lì, si vede ma di solito qualcuno c'è quindi sarà un inverno di conferenze che sarà da ammazzarsi, Mi prevedo notti insonni perché sono tutte ravvicinate. E questo è un webinar e quindi è una cosa già un po', un po più pratica. Al The Fest c'è una sessione, però voglio che venga particolarmente bene. Quindi me la dovrò un attimo curare perché voglio che sia dei fesca bene. Da questa cosa, voglio proprio far vedere. Ciao, ol, 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 Oligand, non mi ricordo mai. Ah, aspetta. Il tuo Nick non mi è nuovo, l'ho già visto. <ride> Tra l'altro, cioè, quello è il jumping, è il uno <ride> di jumping. Mi sembra il personaggio, mi, non so perché mi fa venire in mente il gioco jumping, ma forse l'ho visto troppe volte. Ciao, ben, ben arrivato. E... Per cui dopo c'è un seminario che dura delle ore, quindi anche quello da preparare, eh, c'è anche t se ci si aggiunge un evento, questo quest inverno si, si schiatta, però diciamo che si, mh, si parlerà di Defi abbastanza, quindi sarà una cosa abbastanza carina secondo me, posto che riesco a uscirne eh, indenne. Eh, sarà abbastanza interessante vedremo cosa riuscirò a fare spero di riuscire a fare tutto bene anche perché io non sono un conferenziere come si vuol dire e quindi cerco un po' di, di fare di fare il possibile bene fatta questa roba qui mettiamo la, la schermatina tattica coding così vado in eh, vabbè metto rimetto il Ho stoppato il microfono perché stava per partire. Prima ho visto le barre del volume che sono andate a tutto volume, eh, cosa volevo? Ah, ok, ho messo coding quindi coding. Allora, coding, coding, coding. In realtà, eh, documentazione, se, sì, documentazione, documentation del ah, Doc wiki ce l'ho già da qui chi embarcadero voglio andare qui per fare questa bella cosa cioè vedere il what's new eh, diciamo fare affrontare l'argomento della serata quindi perché sennò poi diventa 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 notte cioè è già notte e quindi dopo non riusciamo a, a vedere tutto però anche ci sono poi pochine le cose Aiuto, non riesco a aprire l'acqua. <ride> Mi squincio la mano. Aiuto. Adesso uso la maglietta. Meno male che non si vede niente. Oh, caro, come chi l'ha chiusa? Agri questa, questa bottiglia qua. E non si vede la panza. La mia panzetta. So che non è educato, ma adesso non la stringo più perché sennò non la apro più la mia panzetta che cara, è cambiato il personal trainer in palestra mi sta mettendo veramente la frusta mi sta facendo fare dei circuitini non indifferenti che tra l'altro tende a chiamarmi per cognome mentre i precedenti mi chiamavano Marco, Marcone perché cioè, essendo grosso essendo che ero grosso, ero più grosso, adesso non sono più così grosso però eh, questo invece mi chiama proprio per cognome, breviglie. mi fa molto scuola, mi, mi, mi ha rimandato nei periodi scolastici non è proprio una, una cosa che, che mi ha fatto una bella impressione però vabbè, si lavora e ci si prova allora, Delphi 12.2, quindi adesso lo, lo, lo avvio anche allora questa è una, è una minor release cioè una release minore, quindi sapete quando incrementa la prima, cioè il semantic versioning, come lo chiamano, quando incrementa la prima, la prima cifra, da 12 si passa a 13, 11, 12, 13, è una major release, quindi cambia il formato dei binari, ci saranno probabilmente modifiche al compilatore, modifiche sostanziali, nuove feature del linguaggio, eccetera. Ha registrato, ah ah l'evento, pensavo che ma sì, registrato registrati in un altro senso eh, ci sono modifiche ah sì sì chiaro ci sono arrivato dopo io vi, vi ero già staccato dal grazie mille comunque la pubblicità e eh, pubblicità la pubblicità ci vuole perché se no twitch non ci fa streamare gratis quindi oppure ci vogliono le sub eh, se non si vuole vedere pubblicità c'è anche il turbo mode eh, dove potete vedere mh... Un abbonamento generale e non vi fa vedere la pubblicità nei canali, quindi <coughs> e ridistribuisce gli utili in altro modo. Quindi se può interessare, può essere una cosa, ma perché poi ve lo sto spiegando. Tanto c'è la pubblicità e quindi non mi sentite, quindi è inutile che, eh, vabbè, lo dico dopo. La versione, quindi qui siamo sempre nella versione 12. Devo farmi il Prime. La versione, la versione 12, che quindi prosegue la numerazione già avviata, quindi la release la stessa, ci sono compatibilità, gli eseguibili sono compatibili, gli eseguibili inteso come i file di cu, i semi compilati, tutte queste cose qui, continuano ad essere compatibili I componenti di terza parte, quindi quelli cambiano solo ed esclusivamente quando abbiamo a che fare con una major release, quindi quando passiamo... Dalla 11 alla 12 eh, e via discorrendo eh, c'è un cambiamento. Ma finché siamo nell'ambito della 12, a proposito di questo, mi dici qualcosa su FMX Linux? Ne sai qualcosa? Sì, l'abbiamo usato anche qua in live. Eh, qualcosa nel senso di cosa fa, come funziona? Oppure perché c'è qualcosa di particolare da, da sapere? La versione 12.2 perché non c'è? Perché non è listato, probabilmente arriverà a momenti se se la questione di getting, Ma penso dovrebbe essere open source tra l'altro, quindi forse su GitHub se si scarica. Dopo magari diamo un'occhiata perché eh, sì è lì è che devono fare una sorta di push eh, sul package o di, di taggatura in modo che eh, risulti compatibile. Perché get it quando gli chiedi package manda la versione e quindi devono ehm, riallineare un po' tutti i sorgenti chiaramente buttando un occhietto per cui ehm, oppure magari c'è qualcosa da, da fixare perché potrebbe essere sì, è problema di licenza per la scomparsa dello sviluppatore, ah perché è vero che ah, è lui che si occupava di questo cioè mi ricordo Monkey. però FMX Linux è vero può essere che la, leggendo la notizia l'altro giorno eh, questioni delicate, lì uno potrebbe dire: Vabbè, però sì eh, può essere un problema. Diciamo su 12.1 è presente. Sì, perché quello era già stato licenziato. Beh, magari sui gruppi o così proviamo a scrivere qualcosa a vedere. Cioè proverò a scrivere magari qualcuno ne sa qualcosa. Ehm, per capire un po'. Io al momento non ho dei client sviluppati in Farmonchi su Linux e quindi perché per chi non lo sa c'è questo package dove DeFi ha il supporto Linux però ci fate applicazioni console da far girare su, su Linux o eventualmente come servizi su Docker quindi no, non c'è un, una libreria per um, sviluppo client ma FMX Linux colma questo gap e vi consente di portare le applicazioni FireMonkey eh, su, su Linux quindi eh, per cui mh, può essere che ci sia da aggiornare qualcosa adesso lì, li... però è interessante perché comunque volendo farci dei demo anche per la presentazione che devo fare, eh, volevo usare la 12.2. Quindi voglio vedere devo spostare un server su Linux. Ah, no, Delphi MVC e Linux testati anche lì. Si può chiedere al buon Claudio Piffer. Che su Delphi Club Italia, tra l'altro, c'è il comando il comando club c'è ancora attivo che adesso ve lo eseguo che c'è il link alla community che è arrivata a 400 500 ho visto il festeggiamento l'altro giorno e c'era sì dove c'è ad esempio ad esempio so che Claudio Piffer ha, che è uno dei partecipanti che spesso in conferenze eccetera ne ha fatto un uso abbastanza estensivo quindi io ho fatto prototipi Forse c'è un progetto a cui dovrò lavorare in cui lo, lo metterò alla frusta e quindi avrà un... Guarda, so che lui ci ha lavorato molto e quindi su, questo, su questa cosa sicuramente può essere un riferimento dal punto di vista della fattibilità, ma direi che eh, è, è garantita anche perché comunque caricate le librerie, è un file, è un'eseguibile parte, quindi se tu apri un socket e fai un server, il serveria la supporta quello che c'è so, se fa un update, dovresti poter mantenere la libreria FMX Linux. Questo è questo motivo. Pass the way. Ah, ok. Guarda, c'è la notizia in diretta, vedi l'utilità della chat. SilencePad, I'm not able to finalize the paperwork for the new release. Abbiamo dovuto. It is still available. We hope to be able to offer. Sì, c'è. Probabilmente c'è un attimo da. bisogna capire un attimo questa licenza, come era gestita, e capire come portarla, come ottenerla per, per il nuovo. Ma probabilmente non so se era dietro un'azienda o così, o qualcosa del genere. però spero che sia una cosa breve e comunque, cioè, visti, visti i rapporti, un doppio peccato: sia perché era. quindi è lo stesso sì che ha portato Fire Monkey. E... Pensavo fosse un altro, quello di FMX Linux, molto, mi spiace molto, anche come Pavel, ci certo, sono un po' delle perdite, che soprattutto perché insomma, gente di, mm. abbastanza gio, giovincella che lascia così, sì, lui era sicuramente uno che sarebbe stato interessante avere dei pareri da questo punto di vista, quindi peccato anche perché poi... Lavorano come un barcadero, magari si vedono visti la settimana prima, quindi vedi uno proprio, non te l'aspetti da questo punto di vista. Però, cose che, cose che purtroppo capitano, è peccato visto. Hanno fatto il post, hanno fatto benissimo da questo punto di vista. E, per cui no, però su Linux e Docker eh, tranquillamente anzi. Il vantaggio di, secondo me c'è un grande vantaggio anche dal punto di vista che se ad oggi dov dovessi sviluppare un servizio, meno che non sia un servizio specifico per Windows, ma parliamo di ottica microservizi, andrei su Docker e su Linux, anche perché non, non serve incasellarlo in un'applicazione, cioè l'applicazione è cross-platform, quindi la possiamo testare dove vogliamo. Andiamo su Linux, abbiamo un container, anche se eh, l'applicazione è un'applicazione console. Gira in background finché il container gira, tu hai il servizio che gira. Se lanci una bash interattiva, cioè entri direttamente nel container, apri una scena interattiva, vedi anche magari il prompt, vedi, cioè puoi anche dare dei comandi, quindi ti dà una um, potenzialità molto maggiore per cui non devi più incasellare quell'eseguibile in, in un servizio vero e proprio e quindi avere, io di solito ho sempre fatto la dualità. Una bella live su, su questo inteso come docker. Ah, io suggerisco, mi metto il link faccio anche vedere. Sì, tu tu. Eh, tu, 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 hanno pubblicato di recente il canale di BitTime eh, BitTime TV. Eh, le due sessioni che ha fatto Claudio Piffer perché la, qui c'è la mia bella faccia, bella si fa per dire, anche se probabilmente ho parlato di una cosa molto gettonata, perché c'è uno sbilanciamento, è vero che qui parliamo di... anche questa è una cosa strana, ah no, questa è la prima parte spero, sì, no perché dicevo, c'è cioè la, la, la seconda parte a 172 edizioni, la prima a 52 non aveva senso. Sì. Eh, sì, comunque possiamo eh, farci un po' di... Ma non l'avevo già fatto... No, non l'avevo fatta forse. Quello... Però secondo me Astro è proprio nelle parole chiave perché... Ho già viste le sessioni, ma in dirette live possiamo sperimentarci, Beh, può essere una buona idea. Penso che la prossima magari la facciamo... E comunque qui c'è un'introduzione di Docker fatta, fatta molto bene perché secondo me ha molto senso proprio anche per gli sviluppatori di Elfi. Inizialmente dicevo, vabbè, ma tanto poi noi deproviamo i monoliti, c'è cioè tutto assieme. Però è anche una questione di, non so, un cliente mi passa un database vecchio, un'inversione vecchia di interbase che io non ho installato, mi lancio l'immagine docker, mi lancio il mio interbase incapsulato, non deturpo la mia macchina con cose sporche di altri software, testo, va a buon fine, boh, butto via, chiudo e amen. Quindi è una cosa... Molto comodo da questo punto di vista. Oh, c'è la campanella! Ah, nuovi iscritti 47 minuti fa. Eh, quanta gente che si iscrive! No, e poi ogni tanto mi, mi si accelerano le iscrizioni al canale, sta fermo per un mese. È vero che sono stato fermo io un mese, questo, questo è vero, però boh, non so se qualcosa che c'ero C'era fermo a 350 la settimana scorsa poi ti ho detto quasi quasi festeggio c'era 3.49 poi ti fa il salto ah scusate è il, il mio audio che poi boh 8 così non, non lo so mi, sare, mi piacerebbe sapere in realtà c'ho anche l'analytics che ti dice un po' però ci sono talmente tante metriche che non, non c'è il vabbè questo è poi il mio canale youtube youtube track Freaky forever. Just arrived, had you talked about web stances? No, e non so se riusciremo a provarli. A parte che io leggo in inglese corrisponde in italiano. Sono, però, sei inglese o sei italiano. Giusto per sapere: are you English or Italian? Or another, another language, another country. Non so mai. It's uh, an Italian channel. Uh, my English uh, is not very good. I try Spanish. Spanish uh, less than, than uh, very bad, very bad Spanish. Do to do in English, I don't know if uh, we would have time to. To watch something uh, about websten it's uh, it's an interesting uh, technology but uh, there is no <laughs> you can talk in Italian for I, I was giving you uh, understandable answer see. My, my English uh, is not uh, not fluent uh, I must do something about it. mi but... viene sempre in mente quando parlavo con il, il creatore di, del Castle Game Engine, che mi chiedeva in inglese cosa ne pensavo perché ha visto la live. Io, più mi sforzavo in, in, dal vivo, state tive con. dell'anno scorso, mi sembra. Più mi sforzavo di parlare in inglese, e più iniziavo a sudare. <ride> perché mi viene in mente, mh, cerco di tradurre quello che. Cioè, e dopo un po' ero, ero bagnatissimo dietro. C'è lo sforzo mentale. Potrei, potrei proporlo come nuova Cornelius, I think. Uh, yes, great guy! Very nice, crazy, a crazy guy. Because uh, doing something like uh, Castle Game Engine, uh, you, you must be a genius for me. Because, uh, It's uh, full, uh, full featured. It's uh, full of features. Uh, compatible with uh, Windows, uh, Linux, uh, iOS, Android. Is uh, trying to to port it also to Nintendo Switch uh, and other uh, machines, console. Genius, a genius. Camburelis, Michael Camburelis. Sorry, Cornelius is David Cornelius. Uh, è uh, l'autore uh, of del um, book uh, Painless and uh, no, Fearless uh, Cross Platform Development with Defi Eugene Crew ha anche creato CrossVCL e anche lì da una quello era già più un prodotto CrossVCL invece FMX Linux eh, qualcuno aveva già iniziato siccome c'era sempre è iniziato come prodotto poi è stato Sì, lui era il Fire Monkey. Il fire, il fire Monkey Man quindi potremmo dire vediamo le novità Bo, poi dopo vediamo se fare qualcosa però i web stencil forse era conveniente da, dedicargli qualcosa a parte perché ero un po' scettico perché ho detto vabbè una tecnologia stile Razor su RAT server, che magari invece lavora anche con web broker lavora anche fuori dal, dal contesto web a tutti gli effetti quindi c'era anche questa cosa che poteva essere comunque interessante a prescindere e non era legato essenzialmente a una tecnologia di applicazioni web anche se ovviamente l'utilità maggiore la da lì e basato su quello che fu Delphi Red di Marco Cantù che era un esperimento interessante però secondo me aveva qualche, qualche limitazione se lo hanno ereditato ma anche un po' raffinato e ci hanno trovato il modo di aggiungersi qualcosina ho letto la tua domanda proprio dura il report esatto. cioè tipo appunto io magari devo fare delle, delle email eh, a dei clienti o qualcosa non devo fare un'applicazione web però magari un smtp gli manda il messaggio con indie l'html per generarlo io gli faccio configurare salvo in un db il mio, la mia stringona fatta con quello standard ma giusto perché se la voglio cambiare voglio ritoccare qualcosa lo posso fare Passo un bell'oggetto con i dati del cliente, prendo i dati e li metto dove vanno messi, e ottengo l'HTML finale, prendo lo sparo al servizio che manda la mail, cioè, più che, cioè report, qualunque cosa debba essere generata con un template, oppure c'è Python oppure si fa scripting, però quello è molto più integrato perché è proprio un. Tiro, prendo un testo e nel testo trovo. Le cose, ti passo magari un cliente con una lista di dettagli, tu puoi ciclare, fare le tabelle, quindi poi è chiaro che se lo metti in un HTML, però se usi magari un formato testo diverso, cioè, diventa proprio un template engine e ce l'hai fondamentalmente incorporato nell'ambiente, quindi non devi sgrufolare in giro cercare delle librerie. Secondo me, non è un'idea malvagia, vale la pena, vale pena buttargli comunque un occhietto. Vabbè, vediamo, dai, vediamo un po' di novità. Io salto la parte C ⁇ perché, no, perché non, non, non mi piace, anche se comunque ci stanno lavorando parecchio ed è molto interessante anche avere questa... perché spesso mi dicono, mamma del fi, c'è tutto questo... i package sono difficili da... però poi di un ambiente C ⁇ nessuno dice nulla dove fondamentalmente il setup non è poi molto diverso da questo punto di vista, ma perché... Pensano allo svantaggio e poi pensano al linguaggio e pensano che sia. Però in realtà sì, ci sono anche degli automatismi e quindi ci sono i modi a parte qualche package manager c'è, però ci sono vari modi di automatizzare. C'è un webinar di Paolo Rossi su YouTube di Delfi Intorni dove spiega un po' come fare queste cose. Lanciare degli script, c'è cioè l'integrazione MSB, cioè, volendo, si può velocizzare molto il il setup di eh, componenti installati, diverse versioni, diversi ambienti di Delphi, eh, clonare, gestire git, cioè ci sono tutta una serie di tecniche che si possono utilizzare. Quindi salto un po' alla parte, ecco qua, si parte con i compiler, quindi qui è solo C++ giusto? Sì, c'è l'indice eh, dei Delphi 64 bit compiler che qualcuno li ha un po' Ha un po' criticato la scelta di renderli disponibili solo a versioni Enterprise Architect e non Professional, anche se diciamo la contestazione un po' ci sta. però mi viene da dire che, la, che cosa sono: sono versioni 64-bit dei compilatori. A cosa servono? Servono perché con 64-bit lo spazio di memoria indirizzabile è molto più ampio e si riescono a compilare quei progetti che sono talmente grandi, intesi come linee di codice e quindi il risultato proprio dell'assemblaggio di queste cose è talmente voluminoso che non, non riesci come dire a non saprei come dirlo a rigenerare l'exe perché comunque il compilatore deve prendere assieme talmente tante cose che non ce la fa quindi parliamo di progetti di milioni di milioni di righe quindi mi aspetto che siano anche applicativi di una certa complessità e eh, di una certa magari età, maturità e quindi costo per cui se uno dice ho oh, questo progetto grande da mantenere con tante righe eccetera sto usando la versione professional Jack", chiaramente mi verrebbe da dire eh, so, probabilmente stai usando proprio una licenza non adatta anche perché insomma la subscription costa un millino. Io tutte le volte che leggo critiche sul prezzo cioè sì è vero c'è cioè, un prodotto open source è molto più c'è molto più rapido da questo punto di vista perché è gratuitamente, più di, più, di, più di gratis non c'è nulla, ecco, soprattutto open source però francamente quando io mi trovo a versare la, la metà di quello che ho incamerato in tasse e 4-5 mila commercialista, penso che i mille per il tool con cui sviluppo quello che vendo insomma, poi ci stanno, cioè la critica secondo me ci sta più che altro perché può essere utile farla in quanto se per caso poi sono in tanti a farla magari ci ripensano però insomma alla fine mi sembra anche un cioè se poi nella professional ci deve essere tutto quello che c'è nell'enterprise allora non è poi dopo neanche inutile fare le distinzioni tra, tra pezzature perché fondamentalmente se si vuole avere tutto per tutto ehm, per cui questa era una cosa diciamo che non era proprio una feature, è un di più che si è voluto fornire per gestire un problema specifico su tipi di progetti che dovrebbero essere in, in seno a aziende e in realtà che dovrebbero quantomeno forse potersela permettere questa è la pensata, direi che non mi offende neanche se avesse avuto la professional quello che dico è che magari ci può stare, magari rivedono il parere però so, non mi sembra il caso di azzannare la gola a nessuno per questo tipo di, di scelta almeno per il momento poi sono in tante a richiederlo o magari c'è una visione che risulta mia per sul fatto che eh, ci possono essere persone che comunque si mantengono un software non lo rivendono è un software aziendale eccetera eccetera che ha molto meno valore ma magari legacy è molto grande e possono averne bisogno in tanti questa cosa ci sta quindi eh, i compilatori 64 bit sono nella versione Enterprise Architect, 64 eh, bit Tool Architecture. Quindi, usando questi, questi compilatori si dovrebbero riuscire a compilare i progetti grandi. Quello che non capisco eh, fondamentalmente è se ehm, come dire, questa cosa sono abilitabili da un certo punto, cioè sono da chiamare dall'esterno. Oppure si abilitano dal lead? Dal, mi verrebbe da dire di no. Cioè, mi verrebbe da dire che sono una riga di comando. Quindi cioè, vedete, anche lì non è neanche una feature che è proprio integrata di per sé nell'ambiente, cioè è proprio un qualcosa aggiunto come un di più. E poi dal lead si riesce. Non ci ho proprio guardato, eh. la prima cosa che ho provato è l'AI. <ride> ero curioso perché volevo provarlo già dalla beta, eh, però la beta non, non avevo la VM pronta per installarla, quindi se io cerco qualcosa come, ah, forse è questo qui, eh, 64 bit code insight, forse è questo, l'ho visto comparire, però, automatic editor language, però non ci va, come mai non ci va? Sono io che ah no, sono già qui, e eh, dov'è? che non lo vedo, Error Insight Code Insight, ah aspetta forse devo aprire un progetto perché le impostazioni dipendono dal... facciamo l'applicazione del Delphi così Zacchete, vai Tools option così forse vediamo apparire, perché giustamente è indicizzata c'è la... un po' più di roba, eh? c'è anche il progetto è indicizzata forse, ah è qua Ok questo quindi è... Però questo è l'RSP Abilita anche il compiler però Ah magari c'è nell'opzione di progetto Quindi se io abilito questo Sto usando la versione 64 bit Se abilito Forse sarà qui Del compiler Compiling Vediamo se c'è qualcosa Qui non mi sembra di vedere nulla Qui non mi sembra di vedere nulla, uh, dove potrebbe essere? Compiling, compiling: qui non lo vedo a meno che non ci sia qualche opzione da qualche parte, resource compiler non c'entra niente. Manifest icons, version info, questo non c'entra nulla deployment, project properties, application, qui non lo vedo almeno sei sulla windows 32, ah beh però aspetta eh, io non voglio compilare un'applicazione 64 bit cioè non voglio che l'applicazione sia 64 bit voglio compilare a 32 bit l'applicazione usando il compilatore 64 oppure solo 64 per 64 però uh, the new uh, the following 32bit uh, target compiler target compiler uh, in the compiler la uh, studio ide project option quindi qui usa ah qua ms build quindi true ok the preferred architecture field find the Delphi Comunai compiler ok Delphi compiler option building delfi compiler preferred architecture not set ah, eccolo qua quindi all configuration, all platforms io qui potrei mettere eccolo qua quindi io qui se lo metto così salvo vuol dire che eh, ultima riga si sì, poteva leggere vuol dire che qui ok fa la, fa la sua suo salvataggio lo salvo qui mi va a chiamare il compilatore 64 bit quindi mi sta compilando a 64 bit per vederlo penso se vado a vedere nelle nel, dove sono i messages Uh, aspetta, eh, debug Windows, chip tool Windows, arrivo eh. qui. Dovrei vedere la riga di comando che lui va a lanciare, no? Qui c'è un DCC32, quindi non l'ha fatto. Aspetta, non è che lo rivede nelle altre, nelle altre configurazioni. eh x64 per fare tool architecture usa ms build no dovrebbe abilitarlo direttamente build project qui mi pare che usi sempre ah no aspetta bin64 ok no forse ha usato ha usato quello giusto forse no uh, bin64 by default della studio installation Uh, quindi devo metterlo così, tutti i costi. Adesso ho usato il DC64. Adesso ho usato quello che mi aspetterei sia quello giusto. Sì, è anche vero che forse l'applicazione la, la, che devi compilare usando quel 64 bit deve essere anche a 64 bit, perché altrimenti, forse, non può essere che non funzioni neanche. Faccio una prova di questo tipo, prova a rimettere com'era. Ah, vedi che comunque qui non l'ho configurato in ogni caso, quindi devo capire un attimo il funzionamento. Mi sarei aspettato che lo mettesse anche da qui, però. Not set prefer tool kit ah, Aspetta, aspetta, aspetta aspetta, È Che qui Può essere che Non l'abbia messo Non l'abbia abilitato anche qui Forse Però può essere che lo usi solo per 64 bit eh. Quindi questo devo uh, Sì, qui sto usando sempre il 32 Quindi non c'è nulla da fare Però Properties, ah, questo è il, è il, call, è il um, build configuration perché so che ce n'è anche un'altra, quel win modern. C'è un'altra un compilazione, però ah, vedi che comunque me lo, lo stoppa build. DCC32, quindi sto usando sempre 32 bit per qualche strano motivo, o forse è un motivo lecito, dovrei un attimo capire se ha a che fare eh, tunable go To enable language e questo l'abbiamo già fatto, quindi anche del FLSP, anche questo fornito solo perché anche ovviamente il parser del codice sorgente deve supportare la, la versione 64 bit. Ecco questo che secondo me. Eh, non è stato probabilmente menzionato nel webinar di qualche giorno fa, ma secondo me è proprio il suo utilizzo ideale. Il focus mode o zen mode è molto, è molto interessante soprattutto per fini di formazione. Eh, perché switchare sempre da un desktop allato diventa un po' un tedio, mentre in questo caso c'è un vantaggiino in più. Il fatto che c'è già uno screenshot in ogni caso. Tra l'altro potremmo chiamarlo Zen mode, non so se è protetto da perché è CTRL Z, è il, è il distraction free coding che è presente su vari ambienti. Già da diverso tempo, che vi abilita la possibilità di qual è lo shortcut CTRL Z, quindi da qui adesso non so dov'è la dov'è dov'è dov la, la, la cosa, forse qua focus mode, che c'è cioè il cervellone, quindi se lo metto così lui si mette, cioè quella cosa interessante di questa modalità è questa mh, Questa cosa carina di riuscire a, come dire, mh, ridimensionarlo, da fare, da, da customizzarlo, molti ambienti vanno full, full screen eh, però, mh, e aggiungere anche tipo altre, altre unit Fare in automatico lo split, quindi clicchi così, l'hai già qui, te lo, te lo dividi. Cioè, se ti vuoi mettere a lavorare su due pezzi del codice eh, messi assieme con, con questo tipo di, di approccio, secondo me eh, è abbastanza interessante da questo punto di vista, ti puoi mettere a vedere qui altre, altre, altri codici, puoi passare dall'uno all'altro. Open Search for Units, ah ok interessante perché così puoi richiamare, vabbè questo c'è anche il tasto se non ricordo male, non è Alt F11 ma non mi ricordo qual è, quindi Ctrl Alt Z si torna, però è carino, tipo VSCode sì ma anche WebStorm ha ah, il Presentation Mode, Distraction Free Mode, poi si usano però adesso non è che li uso poi così così tanto, però... Eh, qui c'è un search unit, non mi ricordo la. o la open unit adesso, non mi ricordo qual era la. Beh, c'è anche gli site, quindi si potrebbe fare anche quello. View units, tra l'altro, è uno, screen... eh, sì, uno screenshot. Ctrl F12, eh, perché mi è venuto in mente Alt F11? Che aggiunge lo uses perché questo l'ho già usato, quindi mi ricordo che c'è. E come funziona questo poterlo richiamarlo anche quindi se lo richiamo di là mi aspetto che funzioni che funzioni allo stesso modo contro l'f12 perfetto in shell unit apri 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 ma se quindi tiro sul form no mi va solo con questa modalità quindi è solo ed esclusivamente codice non è un questo immagino che chiuda cioè, se faccio così e poi attivo la modalità focus, ok, è code only, ma ci sta perché non ha un, un, un po' molto senso. Uno stile un po' meno RAD, ma perché scrivo fondamentalmente le code cioè, va bene, Sì, ma poi, cioè, comunque fai il RAD, passi così, cioè switch, ti metti così, torni così in un attimo. Ci metto un attimino a andare in Zen mode, però quando termina, finisce direttamente così. Come dire, non è indispensabile, ma secondo me ho in mente un paio di, di case che dovrò guardare dove effettivamente sul codice bisogna lavorarci. Quindi dire, è anche abbastanza elaborata, più che altro perché, appunto, questa è un'altra delle novità. Hanno messo tra l'altro è customizzabile, quindi voglio vedere un po' le, le, le opzioni che hanno messo, perché ne ho viste alcune. Focus Mode Page clone all tabs in focus mode ah ok non ti... cioè, se io apro se io qui aggiungo vabbè dopo aggiungo un'altra unit lui non me le apre tutte in backcode folding è interessante il margine secondo me queste eh, sono interessanti no dots online numbers abbiamo messo tutta la rovescia di come però allora, vediamo come si trasforma Beh, al momento non ci sono cose in più. È chiaro che se io inizio a fare un po' di change ho la barra, ho questa roba qui. E quindi ah, qualcuno ha chiesto una cosa, a parte piccolina. Eh, che è successo? Qui Se hanno eh, risolto il problema. Sicuramente no, io non capisco come mai questo. Non capisco come mai questa cosa richieda così, così tanto tempo, è impressionante. questa Cioè il completamento contro spazio con cui scegliete tipo un metodo di cui fare un override paint, ok che lo inserisce però che lo inserisce di sgimbescio e eh, non, non ho idea di che cosa potrebbe essere dovuto <coughs> e non c'è verso di non c'è verso di averlo a posto. sono tre release major e questa roba da quando c'è l'SP abilitata questa roba non, non ha mai funzionato e non funziona che poi voglio dire ti dà informazioni sul metodo perché compare di schimbenscio io non riesco a capirla questa cosa cioè, eppure la, il bug è molto votato perché l'aveva aperto mi sembra neanche Andrea Raimondi, forse che lui ce l'ha abbastanza su questa cosa. È strano che non abbia chiesto se è una nuova release, o forse l'ha chiesto e non l'ho visto. Però, effettivamente, ha pienamente ragione su questo aspetto. È una, è una banalità, ma il fatto di dover andare è vero che potrei fare il format del codice sorgente. però, se ad esempio non installate il modeling con Delphi, che è la funzionalità together, che è un po' vecchiotta quindi è deprecata, non avete neanche questo. Ma a volte è meglio perché non fa un lavoro bellissimo in quanto ad esempio non supporta variabili inline, cioè è funzionalità di modeling e di eh, formattazione del codice sorgente che si basa su un motore vecchio, cioè su una sintassi che è stata estesa, per cui se non viene utilizzata, cioè se non la riconosce, vi mette le variabili male quindi formata il codice male. Quindi, tanto vale farselo da soli da questo punto di vista, però come dire me lo farò fare dell'AI cosa devo dire non... c'è questa cosa qui però mi sembra che eh, sia sbordata un po' in alto o sono io secondo me è uscito un po' dai ranghi eh, forse quando ho fatto questa cosa qui o quando ho aperto il setting forse no è tornato giù Uh, control shift canc no, no, non mi sono reso conto è vero che in live c'è sempre qualche problemino in più perché c'è anche un discorso che sto usando una una risoluzione un po' comunque dai mm, è la prima release di, questo, di questa cosa. quindi ci può stare che abbia qualche glitch eh, che potrebbe essere tollerabile tra l'altro qui non c'è neanche l'icona quindi secondo me questa documentazione, gli mancava giusto un, un aggiornamento. Ethos col bar notation, sì, l'ho visto, ma secondo me non è, non è determinante. O meglio, la cosa che mi piace di queste cosine qui è che hanno anche un supporto dal punto di vista della tool API e quindi forse voglio eliminare Parnassus, ma alla fine è Parnassus questa roba, cioè mi risulta che poi il motore sia quello che è stato integrato. Quindi, oltre ai bookmark ci, ci si basa anche tutto il resto e stanno integrando queste cose gradualmente facendole un po' alla volta, mettendo il controllo qualità, e quindi c'è cioè, un'interfaccia anche da tool API, Vuol dire che eventualmente mi posso agganciare a degli eventi, disegnare nella scrollbar quello che virtualmente pare a me. Per i motivi che paiono a me, quindi potrei anche pensare a un plugin, potrei pensare a qualcosa. Mi viene in mente MMX. Tra l'altro, è uscito il nuovo, la nuova release eh, code. Quando scrivo di traverso, sbaglio tutti i tasti. Il tool che di solito è il primo che eh, installo, no, secondo me è sempre la stessa. Però di solito sono abbastanza veloci, anzi. Se vado a vedere nei download e cerco magari forse qualche beta o nella history change log, vediamo se c'è qualcosa. 15 1, 11 non mi ricordo dov'è. Ma da qualche parte c'è il download per la versione la versione beta, ecco qua. mix beta available. Eh, cioè, è un po' vecchia, però il discorso che ci vorrebbe l'articolo and Features Change Log. Eh, dove lo pesco l'ultima beta disponibile? Forse questa qua? Eh, del... No, è 21 giugno. Quindi ancora non c'è nulla su questo. Ma probabilmente funziona anche su questa. Adesso proverò a installarlo su, su questo e vediamo, vediamo cosa fa che se funziona anche sul 12.1 anche se sono queste aggiuntine potrebbe avere qualche glitch ma editor UI Gutter uh, possible importing UI library like point dots can be drawn close to the code uh, editor colors data is del color can be changed and is the editor color scheme not the color scheme Ah, ok, abbiamo la possibilità di stilizzare anche i colori delle, delle barre sia del, del tool. Ok, qui ci, ci stiamo prendendo un po' vantaggio dello, dello, svecchiamento, <coughs> dello svecchiamento, un po' dell'ambiente. Quindi anche tutte le finestre non sono ossiusi. Uh, Tecnate con stack local variable structure. Fammi vedere un po' beh questo sì c'era anche prima non so bene di preciso cosa potrebbero aver aggiunto proviamo magari una unit un po più corposa così vediamo vediamo se ci sono altre cose uh, aspetta che allargo un po allargo un po il video così uh, var si sì, c'è un po di syntax highlighting quello ce l'avevano già messo per cui Solo quando non è selezionato perché vedo che no, qui il discorso del. Um, hanno aggiunto probabilmente altra formattazione anche se mi sembrava già così, non ho ben precisamente l'idea di cosa potrebbero aver integrato che ancora non c'era. bisognerebbe fare un confronto side by side, o magari c'è dopo in realtà eh, no, non c'è. Eh, local variables con stack structure. Eh, ogni volta che un metodo è fuori dall'editor come col completion eh, ok quindi c'è la formattazione praticamente ovunque si vede del codice questo è interessante ecco qui la cosa che come dire eh, è finita un po' in cavalleria in sordina è che il comportamento di questa maschera soprattutto sul codice è del tutto cambiato tra l'altro adesso è espanso interface qui dentro ce n'è un, un sacco ci mette del tempo eh, infatti ci ha messo un po' a espanderlo ma è una tantum tutte le volte che clicco lo fa tutte le volte che clicco si vede che deve parsare, farsi passare dal, dal tool ma nella versione community non si può ricordare le cose delle varie usi di default cioè delle, delle unit no direi di no quella può essere una delle limitazioni non vedi le, non ti danno il sorgente ti danno cioè qui se fai control invio vedi i, i sorgenti della, della VCL, dell'RTL fondamentalmente quindi ti puoi andare a vedere come hanno implementato alcune cosine questa cos'è un T-Size è anche istruttivo se vogliamo eh, sulla community può essere che non ci sia anche perché distribuire il sorgente cioè non è open source Delphi quindi questa è una cosa che tu hai perché è un diciamo un di più cioè c'è sempre stato si eh, è sempre visto eh, codice che potresti scrivere anche tu ma che è stato scritto da Embarcadero e fondamentalmente nella community non penso che ce l'hai diventa un po' un po' il discorso della personal che esisteva a suo tempo tutte, ma anche in una trial non c'è eh, mi, mi pare di ricordare non, non che qualcuno poi se ne faccia o ci possa fare qualcosa è vero lo vedi ma basta comprare però più che bloccata, non, non c'è proprio. Tu hai probabilmente DCU perché normalmente vengono usati DCU per compilare. E qui, quando faccio contro l'invio lui cerca nei path e, e se trova il file col sorgente, lo apre. Secondo me, nella community, il sorgente proprio non c'è neanche su disco, quindi non, non è che ci devo andare a mano. Hai solo i precompilati. Quindi hai solo quello che ottieni quando compili la unit, cioè il file DCU che è quello che poi viene integrato nell'eseguibile per ogni unit quindi se tu vuoi distribuire delle unit per poterle usare in un progetto a qualcuno ma non gli vuoi dare il sorgente gli dai il DCU se cambia la versione di Delphi quindi i DCU non sono compatibili tra versioni eh, la conferma anche nella trial sì sì non, non lo danno quello è, è sempre stato così ci sta perché tu devi provare l'ambiente il sorgente diciamo è un'ottima aggiunta nel momento in cui io mh, sono curioso eh, molto spesso mi è stato utile per dei workaround, ma anche per formazione. Quando parlo di classi, io clicco, vado a vedere e fa, vedo il sorgente, vedo l'implementazione e vedo un po' tutte le cosine che, che ci sono all'interno. Quindi, però se è una versione community eh, solo chiaramente è limitato o comunque di prova, queste cose non, non, non c'è però nella feature matrix tutta questa roba c'è scritto cioè se andate sul sito Embarcadero e eh, andate a vedere eh, Embarcadero Embarcadero.com Embarcadero lui nella pagina dedicata a Delphi c'è il products Delphi c'è la cosiddetta feature matrix questa bella roba qui che lui vi carica dove praticamente voi vedete, eh, vai, vi ho nascosto le colonne. Sono le colonne, vedete tutte le funzionalità del prodottino, quelle nuove, separate, quando sono state introdotte quelle già esistenti e poi in queste colonne vedete cosa c'è nella Professional, nell'Architect and Enterprise. Le colonne sono due perché professional community un po' si equivalgono e con l'uno magari c'è scritto che ad esempio, per tutte e due la sorgente c'è, poi c'è l'uno per dire nella community, nella professional c'è nella community no. Quindi Architect Enterprise è lo stesso, perché l'architect è delphi con tool aggiuntivi, eh, Sencha, XJS e tutti eh, quei. Prodotti, diciamo, in più, Atto, vedete che tra l'altro l'ultima versione della community al momento è per la 12.1, quindi tutto ciò che viene letto che riguarda 12.2 al momento nella community non c'è, perché loro l'aggiornano la poco dopo, una volta ci hanno messo abbastanza. Adesso mi sembra che ci stiano più, più vicini. Cioè, magari ad esempio quando uscirà la prossima release, comunque la community tende a stare sulla versione stabile. E, adesso è appena uscita la 12.2 quando ci sarà una 12.3 oppure ci sarà una 13 adesso dipende un po' dalla, dalla roadmap eh, vuol dire che quella release che è abbastanza stabile diventa la base per fare la community e quindi scaricarsi eh, le cose da utilizzare però questo è abbastanza è abbastanza cioè è bello dettagliato Io sono pagine, pagine, pagine dove ogni cosa è dettagliata ed è, ed è spiegata per per file e per segno su quali versioni c'è e come sono fatti quindi ok la toolbar che si stilizza def lsp so che l'hanno integrato per eh, che non se avevate più variabili locali credo che la faccia per scaramanzia schermanzia la tricina non è in molte culture si sì, può darsi questo l'ho sentito dire diverse volte sì, comunque la, la, la prossima major, quindi eh, nel nostro caso il 13 di solito è fortunato, quindi... La 11-5 mesi ci ha messo di più, sì ce n'è stata una che è stata un po' più lunga, ma secondo me era più legata al lavoro per la 12 o comunque... Eh, di solito di anno in anno comunque una, un, una peccettina la fanno al momento, mi sembra che dopo abbiano ripreso con, con la 12. Sì, ci mette comunque un pochino di tempo, ma secondo me è più che altro il fatto di produrla su una, su una versione testata anche proprio fino alle, alle altre patch, perché altrimenti poi ti tocca rilasciare le patch anche per, per la community, quindi fondamentalmente quando dici ok, per me il ciclo di questa versione è terminato, se ne parla la prossima minor release, minor release, e quindi fare la 12 ⁇ plus oppure, ma no, ci sarà probabilmente, passano 14, qualcosa del genere, non lo so. Ehm, quindi lsp, forward type declaration, sì, c'erano alcune cose che non, vedevano vi non venivano viste da, sia dal debugger che da lsp, mi risulta, cioè le, le variabili inline, che per intento ci sono quelle che fate quando scrivete eh, qui var. L value 2.0 uguale eh, 0 E questa magari non ve la vede, oppure quando ci si va sopra non vi dava il tipo, invece adesso vi scrive che cos'è, e, e quindi funziona. È abbastanza responsivo, va via abbastanza secco, anche perché adesso è esterno a 64 bit, se mh, non penso sfrutti. Cioè, non deve fare calcoli in virgola mobile, però, come dire, una macchina, un processore efficiente con quei bit, quindi ci sta che. Eh, mi sembra. È vero che l'applicazione è piccola, però, ecco, sicuramente per chi ha un progetto grande, avere adesso l'SP64 bit è sì, sicuramente un improvement. Ehm, pu 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 pu. Sì, poi anche il debugger non, non, non vedeva, perché se voi fate due blocchi fatti così, ok, poi mettete un else in-end se mettete qui una variabile pippo punti uguale 123 perfettamente e qui scrivete plut eh, anzi questo doveva fare si sì, pitto pippo 2. uguale abc questo è perfettamente lecito perché sono locali però se clicco qui mi dice string se clicco qui mi dice integer quindi non, non si sbaglia cioè, ah, LSP almeno dà informazioni sulla richiesta, capisce qual è la location e quindi se prima non lo dava, sì è un, effettivamente è un problema perché ovviamente deve riconoscere, però id de improvements allora, del font mi interessa poco anche perché non mi piace, se è cioè quello che dico io, Intel One Mono a meno che non sia questo o forse aspetta, non vorrei confondermelo con un altro, no, console è quello che mi piace di più. E continua a essere quello che mi piace di più. Questo è un po' giocoso, ma forse sarà anche che c'è una questione di abitudine da farci, però secondo me io ho provato, ne ho provati diversi, inconsolata, sconsolata, eh, ascolata, <ride> sconsolata, però quello che fondamentalmente mi mi gava di più sempre Solos perché secondo me è perfetto dal punto di vista delle, delle, dello spazio, della dimensione, di quanto è equilibrato. Secondo me quello è proprio riuscito bene. Quelli di JetBrains eh, mi piacciono però ecco forse dipende anche dal codice che scrivo. Nel web eh, in html che ha un formato un po' diverso magari mi piace un'altra cosa questo qui. Boh l'hanno messo però non l'hanno ok è fatto per essere chiaro a chi ha più diciamo, problemi di, di, di vista e quindi split editor new docker panel to the side the inside when the side is horizontal in the new shortcut to split editor ah hanno aggiunto dei shortcut quindi posso fare quando faccio split alt shift t alt shift b alt shift right quindi alt shift right sparabam poi potrei fare un ctrl alt z Ah però è vero Devo abilitare l'opzione per portarsi indietro tutta la roba splittata Vabbè comunque È vero che qui ci sono già i Però questo funziona Quindi questo ne chiude uno Questo chiude tutto Perfetto Quindi se ho fatto alt shift r No allora, Qui lo split non funziona allo stesso modo Probabilmente perché è uno split mode diverso quindi, quindi questo chiude la view, se invece splitto e chiudo il primo mi chiude tutto. Questo è quello che comanda? Sì, cioè se ce n'è uno che comanda, gli altri sono, sono di gregari: ottimo, perfetto, ottimo, abbondante. Save, yes. E se invece chiudo tutto, qui ci viene scritto: OK, drag your tab here or open a file. Se ci trascina anche un file, no, doppio click e Mi apre il file, ok, sono gli shortcut error insight eh, mostri caratter internazionali corretti. Crash collector portal nuovo quality portal, ottimo, perché così chiaramente se non posso segnalare i bug. Dubito che verranno risolti. Visual Assist è una roba che per Delfi speriamo che prima o poi salti fuori. Ma da Delfi dei Piacenza, ho fatto proprio domanda esplicita su questa cosa, cioè. I tool di refactoring che ci sono in Delfi fanno un po'. Beh, mi verrebbe di usare un suono. Per me è una cagata pazzesca. Eh. Sono, fanno, fanno un po' caccare perché sono fondamentalmente legati sempre al motore Model View o qualcosa di molto similare. E non sono propriamente eh, proprio perfetti. perfetti. Hanno, hanno diversi problemi soprattutto con le variabili in line quindi se vado qui non posso fare un rename è vero che c'è mmx che un po' ci aiuta ed è un po' più, un po più bravo da questo punto di vista però eh, cioè non è che non posso rifattorizzare neanche una eh, però non, eh, quello è un motore che non supporta se ne metto una qui in questo caso qui probabilmente il rename lo propone però questa questa maschera qui è tutta roba che è legata a una tecnologia che è da rivedere e da integrare con l'LSP, Quindi magari ci fosse un visual assist con l'LSP integrato. Questo visual assist è un tool per C ⁇ che fa refactoring. È un tool esistente che è sia per Visual Studio, mi sembra, è stato portato anche in Delphi, quindi chi lavora in C ⁇ gode di questo strumentino. Speriamo che arrivi qualcosa anche lato, lato Delphi. Oh, Code Insight è una bella roba. È una implementazione molto, molto minimale, molto, molto, come dire, ehm, un po' acerbina, si vede. Cioè va un po', come si dice in inglese, polished. Bisogna un po', faccio un po' i ricci. Però è un buon inizio, un buon tentativo di mettere qualcosa che ovviamente anche questo è un po' come l'ide scuro. Cioè tutti, tutti ne parlano, tutti ne vogliono. E quindi c'era bisogno di mettere il supporto AI integrato all'interno del, all dell'ide. Ci sono supportati. La cosa sicuramente intelligente che hanno fatto è che mentre ad esempio negli altri ide, tipo Visual Studio, JetBrains ciascuno promuove il proprio quindi se vi sposate una tecnologia di, eh, di generazione classica GPT quindi gli algoritmi per generare il testo che qui vengono usati in qualche modo per lavorare sul codice dovete usare quella dovete o ne pagate due oppure ehm, in Visual Studio se ne può integrare un paio perché normalmente Visual Studio va con Copilot se usate ad esempio le sharp della JetBrain potete usare un motore di JetBrain che fa la stessa cosa, probabilmente un po' meno potente perché penso che Copilot abbia una base abbastanza più, più robusta, più strutturata, eh, però dovete poi pagare anche il servizio di, eh, di AI di JetBrains per avere supporto eh, delle AI all'interno della, della tool API. Quindi quello che hanno fatto qui secondo me è interessante, è dire, vabbè, noi. Facciamo una cosa generica, ci creiamo una Tools API attorno e poi il supporto per i vari, eh, cioè, come dire, strutturiamo un'interfaccia per le operazioni che dobbiamo fare tramite AI e poi facciamo un plugin in modo che uno si possa configurare quello che gli piace mettendo i dati, mettendo eh, i vari riferimenti all'API, eccetera. E, e poi da lì può usare le funzionalità dell'AI col motore che preferisce incluso uno di ollama che sarebbe varrebbe la pena fare una live anche su questo e vedere come configurare questo anche se secondo me fa tenendo a girare in locale quando interroghi questo nel, con diversi giga di, di modello secondo me non è il massimo della velocità però pare che su, che cos'è qui sta roba il nome che gli è dato è smart code insight ovvero l'integrazione per i generatori basati sul, sul linguaggio sistemi smart basati sul linguaggio come chat gpt come, come gemini come copilot eccetera eh, per avere un supporto all'interno del lead nel codice normalmente questo parte disattivato e ci sta anche perché comunque per renderlo utilizzabile dovete mettere dentro dei dati di registrazione quindi ci dovete passare per forza se andate a vedere eh, AI eh, oppure Facciamo prima con Smart Code Insight. <coughs> Qua ci trovate Enabled e abilitate il supporto. Quindi c'è una voce di menu che non appare finché non abilitate questa cosa. Avete una chat generica dove potete chiedere anche come stai o quanto, quanto sono buone le fragole. Ne avete anche uno nell'editor per fare delle cose, eh, diciamo così, sul, sul codice. Prendiamo, io per provarlo eh, avevo un, un account su Gemini, quindi ho messo qui dentro l'indirizzo di, di Gemini, la mia API key che è a pagamento al momento, non pago nulla perché ho un tot di crediti gratuiti, eh, il modello da usare, quindi questi sono tutti i parametri che poi vengono passati con l'algoritmo. La temperatura, che è un parametro che si usa spesso, ne abbiamo parlato, se qualcuno eh, si ricordo c'era nella, nella live di, che abbiamo fatto su ChatGPT, che è quanto diciamo, la risposta ti viene data, è più preciso, più fantasiosa, nel senso che da un certo punto di vista, adesso non mi ricordo quale, quale cosa corrisponde al valore maggiore o minore, ma diciamo che si balla tra 0 e 1 di solito dove un, un livello è una risposta più ampia che quindi ha più probabilità di prenderci ma in maniera più generica ha una risposta più secca dove però la risposta secca potrebbe, essere, non, potrebbe non essere quello che noi cerchiamo quindi qui regoliamo fondamentalmente questo tipo di temperature in realtà il, questi poi sono fatti per essere passati si possono tarare ma li ho messi esattamente come suggerisce la documentazione di Delphi. una volta configurato il servizio, quindi noi abbiamo supporto per Gemini che è quello di Google, abbiamo supporto per ChatGPT, abbiamo supporto per Ollama che gira in locale. È un, um, un LLM prodotto da Facebook. Eh, si può scaricare e gli si può scaricare anche il modello già trainato. Per interpretare codice in un linguaggio, tra l'altro Embarcadero ha preparato un'immagine un Docker con questo già configurato col suo set e quindi ha fatto la propria versione. È una cosa che potremmo provare quando magari guarderemo Docker o meno. Cioè il, il classico ChatGPT, Google Gemini e questo cloud di Antrophy che si chiama l'azienda mi sembra. Che pare che sì, c'è scritto anche qui Antropic Version, che pare che almeno sul codice sia uno di quelli che lavora un po' meglio, perché è chiaro che uno potrebbe dire, vabbè, chat GPT è quello più riconosciuto più potente, ma noi stiamo lavorando in un ambito specifico, non dobbiamo produrre testi generici o presentazioni o testi per fare dei post sul, sulla pesca, ma dobbiamo lavorare col codice, pare che questo sia abbastanza efficace da questo punto di vista. Chiaro che qui, eh, a netto che c'è il momento di prova, eccetera, sono tutti servizi che sono da pagare un 20 dollari, 20 euro al mese, cose di questo tipo, perché ogni chiamata che voi fate c'è CPU che gira e che consuma quanto meno corrente, basandosi su un modello trainato eh, già pronto, che ovviamente ha una tecnologia particolare proprietaria, ha, le sue, ha il suo ciclo di sviluppo, quindi c'è la ricerca, quindi comunque sono servizi che devono essere pagati tranne questo che potete scaricarlo però gira sulla macchina se uno ha una rete interna secondo me ha senso magari appunto avere un server avere un'infrastruttura di rete anche orientata allo sviluppo dove ti attivi un server o lama ti attivi l'ai e ce lo fai girare e uno è contento quindi come uno potrebbe avere un docker una macchina lì dove gira gitlab e questo lama e repository eh, magari non so per farsi le task una un Azure DevOps on premise quindi tool per lo sviluppo quindi in ottica perfetta di continuous integration continuous delivery ci si può aggiungere una macchina dove c'è questo modello trainato per vantaggio ovviamente che il codice da qui non esce quindi rimane all'interno mentre negli altri casi la cosa è un po' diversa perché chiaramente se io mi interfaccio al servizio di Google Gemini eh, o Gemini, come dicono eh, chiaramente il mio codice esce e quantomeno a livello contrattuale, a livello cioè bisogna vedere anche per chi voi scrivete il codice, può essere che qualcuno lo veda di buon occhio. Molti hanno paura di dire, ma quindi qualcun altro potrebbe in caso di un'esigenza. Eh, ricevere il codice che io ho pubblicato è quello è sempre altamente improbabile perché sono motori che lavorano in maniera diciamo basati su una statistica molto molto potente però difficilmente se fate una richiesta due volte o comunque se fate anche una richiesta molto specifica ottenete in output quello che avete ricevuto in input cioè tutti gli input sono dati di training che addestrano un algoritmo che poi ricombina e produce risultati tendenzialmente sempre diversi, quindi non ci sarà mai uno che dice devo fare questa operazione, tac, scarica il vostro codice. Cioè secco così in un decrudo come l'avete inserito. Questo non eh, è altamente improbabile proprio per il principio di funzionamento, però siccome comunque fin sono dati che escono, vanno su un data center, eccetera, eccetera, potrebbe essere che ci sia gente che abbia um, qualcosa di delicato da, da gestire che quindi debba stare... Quindi io l'ho provato, l'ho abilitato, non so quanti token avrò, questo codice fa un pochino abbastanza schifo, ci vorrebbe un codice un pochino più furbino, però non so, potremmo prendere qualcosa che abbiamo fatto in una live precedente, adesso non mi ricordo eh, qualche progettino, l'applicazione Meteo, ma in realtà abbiamo sempre scritto poco codice, eh? quindi... Uh, Spotify thread primer abbiamo provato a lavorare sui thread uh, boh e cosa abbiamo fatto di interessante dal punto di vista dei pattern dei componenti qui abbiamo fatto forse un componente ma non c'era praticamente codice secondo me da questo punto di vista si sì, non è una cosa per... ci vorrebbe un po' di codice significativo questo non l'ho ancora preparato ma ehm uh, Fa vedere, fa vedere, qualcosa di, eh, boh, forse quello della Marvel aveva qualcosa di, cioè è interessante fare applicazioni non scrivere una riga di codice. Ah, questo tra l'altro è cross-platform, quindi eh, c'è anche il, tool, eh, il debugger di Android che mi ha chiesto l'accesso. Cioè qui non abbiamo scritto codice, non abbiamo scritto niente. Ah, qualcosa abbiamo scritto. Sì, è fin troppo semplice, però è giusto per render l'idea anche se chi ha seguito la presentazione, soprattutto quella di ieri l'ha già visto, prendo un pezzo di codice tasto destro, ho il menu Smart Code Insight dove posso chiedergli di fare un po' di cose. Questa è la chat diretta con l'LLM, quindi non, non è inerente al codice, ma potete chattare direttamente e fare delle richieste potete chiedere di trovare dei bug, di eh, spiegare il codice, completarlo, ottimizzarlo, aggiungere un commento, ecco, questo se è abbastanza comprensibile è quello che fa il metodo, secondo me ai fini della documentazione può essere un eh, ottimizzatore. Adesso li provo tutti, tanto quello che lui fa, ecco, questo forse è quello un po' più deboluccio perché richiede molta visione del contesto e da, anche da quello che ho visto ieri il test te lo crea però devi sicuramente rimaneggiarlo, ed è diverso da come l'ho visto funzionare per altri linguaggi in Visual Studio Code, dove i test erano. diciamo che sono. c'è cioè dello scripting, quindi sono molto più sintetici, eh, a parte che vanno fatti in un certo modo. Quindi questo crea il test, però per me il test hm, va fatto in un. Questo sarebbe interessante provarli da un certo punto di vista, ma ad esempio gli chiedo di farmi un explain the code lui contatta l'API e dovrebbe scaricare in un commento, esatto qui di seguito, la explanation di quello che il codice fa. E mi dice il codice genera un hash value usando l'algoritmo MD5, è vero, mi è saltato un po' la prima parte ma ci può stare. L'hash value è una chiave univoca che ho usato per identificare l'utente nella Marvel API e questo come fai a saperlo che non c'è scritto Marvel da nessuna parte? Uh, using the Marvel API cioè è vero ma a ah, Marvel Client, ok, forse l'ha intuito da questo però è vero, eh, stavano chiamando la Marvel API, quindi probabilmente da qualche parte sa che c'è uh, prende il current time, lo converte in unit timestamp, è vero prende private e public keys dalla, dal modo di configurazione, li concatena al timestamp eccetera e usa l'hash MD5 per fare l'hash che è vero, cioè c'è il timestamp unix finally set the ts perché hash parameter nel client con i valori generati i parametri sono usati per autenticare l'utente della Marvel API e è vero perché servono solo a quello quindi due sono in chiaro, uno è nascosto e l'hash ti autentica e questo lo ha lo indovinato ottimizza il codice boh proviamo, proviamo a farlo... Ecco, usare quello in locale praticamente non, non è più veloce, perché comunque eh, la vostra, se sulla vostra macchina, la vostra macchina lavora per ottimizzare il codice perché usa la format function al posto della toString function. La format function è più veloce perché non crea un nuovo oggetto string. Mm. Siamo sicuri di questa cosa? Eh, può essere può non essere questo questo è interessante questo me lo tengo come caso da da studiare questo lo metto sul Delphi Club eh, per capire se è vero oppure per capire se lui si confonde con qualcosa di altri linguaggi perché chiaramente noi stiamo usando un motore che è aperto a tutto cioè qui mh, come dire sta effettivamente dando un codice che è perfettamente funzionante cioè è, cioè è perfetto da questo punto di vista però non lo so è interessante questa cosa io quasi quasi gli lascio tutte e due le cose explain the code eh, così mi rimangono tutte e due le cosine l'explanation e anche il resto e... Dai, facciamogli fare anche un optimize, no, un, un find bugs proviamo a vedere che combina. Eh, può restituire nil il parameter by name, è vero, è vero o dà errore se è nil. Index name nil, no, è vero, c'ha ragione. Quindi, se io canno il parametro, eh, mi dà una Neil object, exce object Exception. Purtroppo non esiste, c'è cioè un access violation. Ma grazie per averci provato. Quando cediamo, però la cosa è vera, cioè comunque è il. Non so dove si è inventato. Ui. Grazie, Raffaele, del Raffaele, sub, sottolineatura Scaglione ha appena sottoscritto l'abbonamento con Prime. Mo molto gentile. Cioè, non ti ho visto scrivere nulla in chat, è arrivato con... è con una sub, così... In... grazie mille, benvenuto, non so se è la prima volta che passi o meno, eh, molto molto gentile, verrà investita per cose buone sicuramente, non so quanto... Eh, tra l'altro dovrei anche mettermi a... ciao ti seguo da un po', ah. non male quindi... Io mi sono girato più volte ma non vedevo nessuno. Vabbè, questa è veramente brutta. Non so se ho la. Devo mettermi lo sticker con. Eh, con questo che. Questo è il motivo. Effettivamente sono le undici e mezza. Però mi sto intripando con questa roba del. Amico di Lollo Brugina. Ah, mitico, mitico. Quindi eh, me lo puoi anche salutare. Quando. <ride> Grandissimo adesso lo vedrò in qualche conferenza breve perché abbiamo una, un autunno inverno con una collezione e, sa, lo vedo domani salutamelo. Ogni tanto leggo qualche post in giro vedo che lui è sempre, sempre, è sempre operativo. Quindi poi grande sviluppatore tra l'altro, si tiene sempre aggiornato. Quindi, anche lui su Delphi è un, ormai un. È un capo stipite, un capo saldo è String to date time può restituire nil se è invalido. Questo, secondo me, dà più un'eccezione. Eh, sì, diciamo che alcune, allora, alcune sono valide effettivamente perché non controllo il nil. Do per scontato che questo sia. Cioè quel parametro ci sia. Effettivamente diventerebbe un po' un'artura di scatole a questo punto di vista. Perché, perché diciamo non è bello questo, ecco, qui ci vorrebbe un wrapper, un wrapperino, qualcosa che possa... Quindi quelli effettivamente, anche ovviamente configuration module possono essere a nil, quindi qui si, si, si contesta un po' le, la possibile access violation che effettivamente non è una casistica remota, perché se qui smanacciano tutti e nessuno si accorge che questo diventa timestamp invece che TS, eh, la cosa veramente può, può dare dei grossi problemi facciamo, facciamo un'altra prova a um, questo add comment cosa fa mi dà un commento univoco da mettere in alto ad, Ah, mi commenta le righe una dopo l'altra. Eh, questa è una cosa che una volta facevo ma ho smesso di fare perché era troppo avevo un rapporto 50-50 e il codice diventava illegibile e quindi carino che stampa in formato markdown perché ci sono questi apici che sono in multistringa mi pare formato come è il formato codice ok si sì, lo commenta quindi se uno piace può usare questo interessante da questo punto di vista altre cose quindi diciamo anche questo AI chat è una cosa che si può utilizzare però ecco se devo dare un parere un attimo è questo è abbastanza um, anche quello lì con i, con i commenti funziona però è abbastanza rudimentale ecco, questo è proprio il memo diciamo che qui ci sarebbe un attimo da um, ah, qui puoi switchare però dovrei abilitare quelli che se non più di uno potrei chiedere all'uno o all'altro cioè, però questa cosa aperta più motori comunque eh, dà un po' di libertà perché dovesse schiattare uno di questi motori o venire a costare troppo voi switchate il vostro ambiente ve lo tenete e siete già a posto questo è sicuramente uno dei punti di forza che mi terrò presente e quindi boh qui come diceva ieri ci prova a farsi generare il codice fiscale non so Gener generami un metodo per eh, boh che diavolo che diavolo potremmo fare non so qualcosa però è anche poi per, per, in realtà poi per chat generiche, cioè io potrei chiedergli eh, come funziona il concatenamento di string in Delphi in termini di occupazione di memoria, non so, qualcosa del genere. Gli do il play e lui mi, mi ha passato la question, sì, questo è proprio molto molto rudimental e quindi è lunghezza maggiore se uno conterrà ciao mode si mutare il proprio cumulativo. questo è vero nei linguaggi che hanno un garbage collector in Delphi non saprei dire se l'ottimizzatore come vincere <ride> questa è ottima, eh? questa la chiedo come vincere al super e non so se loro raggiungono delle, delle parametrizzazioni legate a alle... La possibilità di scrivere markdown, se come mostrarlo, come leggibile Ah intendi formattare, ma secondo me c'è la preview Adesso ci Markdown, I think there is a, a, pre a preview of um <laughs> We are, we are uh, asking the, the AI how to win the national bingo <laughs> Era giusto dirlo anche, eh, anche in chat perché non esiste un modo garantito, eh, niente, neanche le AI ci allora, fai Markdown. Proviamo ad aggiungerne uno così di, di sgimbescio. dove sono nella parte web, forse? Nei web component Markdown. Eh, qui tu hai il code, you have the code title. Uh, marvel api demo uh, intro uh, getting started blah 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 eccetera eccetera uh, save with me markdown here you have the, the your uh, markdown file preview Uh, you can also set uh, this markdown file to open at uh, startup uh, there is a menu project uh, project pane option project page readme okay so if you close the project okay, Progetto, and you reopen the project you can you should get the the file uh, Markdown support is uh, pretty good. I use uh, I often use Defi instead of Visual Studio Code and other tools because uh, it works. It's not so. Uh, vediamo se. Uh, vediamo una cosa. If. Uh, let's see if Defi code is formatted. Uh, as it should be, let's see. It's formatted as code. Is uh, can you put images? I think it's possible. Uh, configuring this uh, resource folder, we can try. We can try. We can try. Uh,

let's do a folder resources we add the image image is disappeared let's try uh, how do we add an image with Markdown? There was the the, the, um, the tag don't remember the tag let's try this I don't know if uh, it's supported or not. Uh, sample JPEG, PNG. What is it? JPEG, JPG. Let's see. Doesn't work. I see an image, but I see a black a blank. Uh, box uh, resources let's try in this way no cannot see let's try no there are uh, Two possibilities i'm not able to, I, I don't remember how to add the, the image or it doesn't support uh, let's try this no uh, image is supported uh, i don't remember mm -hmm. so what does a source folder means for traditional, item down. Test manager, friend by project page. Okay, but um, I don't know. Yes, there is a mean some code links. Uh, I don't know why it doesn't. Uh, maybe, maybe, maybe uh, resource folder resources. Something like this. Something uh, I don't know. No, doesn't work. I Don't know why it don't work. But it it works. But uh, the option is is ignored and don't know why. But it works. It works. It's uh, full. Uh, almost full optional e quindi che stavamo guardando ok quindi diciamo supernalotto si fa quello che si può ma si tappa si support um, privacy control ok ti spiega che la cosa è in locale poi Tools API ci vorrebbe un qualcosa a parte, però è carino perché abbiamo un AI engine demo: oh, very interesting quindi potremmo fare in modo di caricare dunque la, quella cartella dov'è? Sotto C uh, public user, embarcadero, studio, uh, samples object uh, tools API AI Engine demo ai Consumer Coer AI plugin e quindi questo è un plugin per questa API e fa vedere come, fa vedere come implementare un plugin per un AI specifica quindi io potrei anche scaricarmi. Questa non l'ho mai sentita, quindi mi è, mi è totalmente nuova però fine tune pricing, vediamo i prezzetti perché input ci va o a token o a tempo o we get a due get trial, production API API anche questo si potrebbe provare e vedere che cosa fa di bello. Uh, ok, però non sembra una cosa, ok. OTA class REST client qui c'è proprio la, la chiamata all'API quindi tutto questa parte qui aspetto il JSON helper, probabilmente quello che prende converte i dati in arrivo. Il main sarà proprio il plugin quindi hai una. IoTA AI plugin, quindi è proprio un non riesco a invocarlo, probabilmente non abbiamo il non abbiamo il sorgente anche se è strano, no, ce l'abbiamo quindi forse non ci va gli OTI plugin. Quindi questa è l'interfaccia praticamente da implementare per creare un nuovo plugin per l'AI perché esiste questa interfaccia? Perché nel plugin ci passerà la domanda, le istruzioni, la moderation, crea un'immagine, generate speech from text, text from. cioè qui si potrebbe, cioè, questo fa molte più cose di quelle che abbiamo effettivamente disponibili. Ci sarà anche qualcosa, un enumerativo esatto che ti restituisce che cosa il plugin può fare? Generazione di immagini, moderation, instruction, list mode, speech to text. Quindi quando tu lo implementi gli dici cosa può fare, questo regolerà probabilmente i menu visibili e nel momento in cui chiami il menu lui ti va a passare, ti va a chiamare, Answer, Error, ti va a chiamare le varie, no questa è quella della notifica più giù, eh, Plugin Settings e poi c'è il plugin, ti va a chiamare questi metodi passanti fondamentalmente il prompt e dopo tu dovrai passarlo fondamentalmente al... Eh, al plugin, non so come mai accetta un GUID ah questo è un, è, un, è un initiate, quindi ci sarà un qualcosa che gli dice inizializza la cosa, poi ci sarà qualcosa che se lo va a pigliare, se lo va a prendere in qualche modo però ecco è interessante che loro comunque l'abbiano implementato così, ci cioè abbiano messo già codice di plugin esistenti, un'implementazione dove c'è, tra l'altro è fatta anche benino mi sembra, perché hai la parte, diciamo, di, di helper dei JSON, con cui si realizzi da JSON ha dei modelli, e qui ci sono i modelli, hai il controller che è quello che parla con l'API, un file con le costanti, il file con il plugin principale, se vuoi configurare il setting, questo cos'è? Un frame proprio, hai un frame da implementare per mettere la... Questo probabilmente è quella cosa che vediamo apparire qui, cioè puoi andare a configurare quello che finisce qui dentro. Quindi, quando registri plugin, qui dentro c'è il frame dove ti compare la. Si vede che è un po' diciamo poco eh, polished, è poco raffinato, però è molto, molto semplice e molto immediato da questo punto di vista. E non è un punto di forza. In cioè, altri ambienti fare un'estensione di questo tipo potrei, potrebbe non essere così, così, così facile. E l'altro invece cos'era? Cos'è che faceva? Open project, uh, AI consumer code sample, quindi forse questo è più generico. Sì, probabilmente non fa nulla se non... Uh, e così via. Cioè questa è la cosa che fai copia e incolla e te lo, e te lo personalizzi. Di recente ho provato a generare il tool GPI Markdown che mostra proprietà non presenti dei componenti la form più veloce da leggere che controllare ogni componente, ma non riesco a farli funzionare. C'è una tool CPI anche per il Markdown, sarebbe interessante eh, comunque vederlo. Questi file dove sono? Sono qui. In Explorer, quindi ci potrebbe essere qualcosa anche per il Markdown. Che sarei curioso di saperlo. Non vedo MD. Eh sì, MD ce ne abbiamo un milione. Eh, sarebbe interessante vedere come si riesce a, a creare questa cosa. see dopo to cpi is uh, it's a tricky thing to cpi you have to know, you, there is uh, no documentation uh, there are some blog posts here and there with um, some experiments and uh, looking uh, at the source code or asking to Chat gpt <laughs> yes you you can uh, try to Get some, uh, some idea of uh, how to implement something a, a plugin ID, a uh, plugin for the ID, uh, but it's more difficult than, uh, than create a, a simple application. You, you have to know the interfaces, how they interact with these interfaces. Uh, there is some comment to Explain uh, how each interface uh, is uh, used, but uh, you can read here. But you have to go deep and uh, study this uh, this method and try to sometimes try to guess how do, how do they work and what do they do. So uh, it's not so simple. I, I've done a, a project I've done uh, uh, a sample extension in my github here is the, the command for my github uh, an extension uh, not not pinned yes it's not uh, I um, it's called uh, Cosmel in uh, Delphi. Expert is uh, an extension uh, I built for a, a, a conference in, here in Italy about Delphi and uh, takes uh, inspiration f from Farticus plugin, which is a plugin that uh, every time you build uh, your application, your project, and there is uh, an error in the build, it makes a fart. You, you hear a fart, uh, and you can also choose uh, which type of uh, fart types which type of fart uh, you you want to hear. Random fart, sweet, high pressure, romantic. I can install uh, again this extension because it's very funny. Maybe uh, I will for, um, for the event. Uh, I take a note about that I install part extension uh, ok let's go andiamo quindi scroll bar notation roba sul debug debugger improvements ok l'altra effettivamente l'altra addition interessante è quella dei di web stencil, the most interesting, but eh, piacerebbe trattarli in separata sede, ecco questi, sto traducendo un po' alla, alla Flanagan, it is the segment, come nella scenetta di Ado Giovanni e Giacomo quando fanno la traduzione con l'esperto madrelingua di, di siciliano. Eh. Gli dice, In questi momenti potrebbe succedere qualcosa. Yes, che lui traduce tutto e traduce con Yes, ehm, questa diciamo ce la testiamo a parte. E comunque vorrei dargli un'occhiata. C'è cioè, la sua documentazione, sarebbe interessante vederla, proprio sperimentarla. Prendiamo una live e, e ce la studiamo. RTL Improvements ci sono queste nuove strutture dati. Che però probabilmente le vedremo secondo me in un webinar che sta preparando b Time perché, in particolare, Daniele va a fondo delle, delle novità, soprattutto quando riguarda le RTL perché alcuni sono molto interessanti. Ha fatto un demo ieri su T-Parallel Array, quindi ci sono delle cose interessanti, improvements. The UI used the form tab bar, now the form is in the normal state while well, state, ok questa dovrebbe essere la nuova bar che hanno, hanno introdotto per gestire le applicazioni MDI e multi document ehm, che adesso appaiono a tab, quindi possono diventare dei tab e c'è un controllo che le elenca, anche questa secondo me è una, è una cosa molto interessante a cui non ho pensato perché sempre ho sempre avuto clienti a cui ho detto ragazzi, migrate dall'MDI perché ormai in Windows non funziona più e non è più, un'interfaccia diciamo, un moderna, non lo era neanche nel, nel, dopo il 2003, quindi figuriamoci nel 2024. Però a tutti gli effetti hanno avuto ragione loro perché eh, hanno lavorato dietro l'API, la, la parte che wrappa l'API eh, de, dell'interfaccia MDI, multi document e quindi funziona bene perché io ho delle applicazioni... Non vecchiotte, anche recenti che lavorano con Multi Document. Ma si vedono, se riduci la finestra, non vedi più i pulsanti, li vedi con lo stile Vista XP, cioè hanno tutti questi glitch. Mentre quelle delfi funzionano molto meglio perché hanno aggirato alcuni problemi, quindi lo hanno fatto, continuano a farlo funzionare perché integra la, la parte di, della VCR, integra dei workaround in modo che. Le API vengono chiamate non nel modo giusto perché comunque sono effettivamente le API che non sono mai state aggiornate e non sono adeguate, però diciamo con i giusti escamotage si riesce a ottenere un'applicazione funzionante, però volendo si può trasformare tutto anche in un'applicazione a tab stile questo browser con l'aggiunta di un componente, quindi io un'applicazione vecchia la rimetto a nuovo eh, con un, trascinando un componente, questo secondo me è una cosa... Soprattutto quando è necessario far vedere dei commerciali che qualcosa è cambiato e usi uno, uno stile così vecchio Gli ragioni in, in un click Poi io gli direi che ci voglio due giornate, in cinque minuti glielo faccio e le altre giornate non faccio niente e gliele fa tu però, però, come dire, non è, non è, non è così... Hanno fatto un aggiornamento schia, non è, non, è, non è così difficile farle Improved Splash Support Standard with, by Default with the same as Windows Constant ah, Ok, ci sono cose sulla clipboard. Offre Team Detection. Oh, questo è ah, per Windows? Oh, ottimo, sì, perché anche in Windows inizia a esserci la necessità di poter sapere. Tac, fatturo, se non funziona ci vuole probabilmente oh, forse c'ha due, due a il comando non mi ricordo se i suoni o se è tra i suoni disponibili penso di sì forse, forse può essere che abbia 2 a eh, il grid panel layout con numero usando una percentuale eh, ok questo forse penso di capire che cosa sia però sì adesso abbiamo, abbiamo fatto un po' tardi Uh, il grid layout panel Adesso faccio una prova veloce per capire se è quello che penso che sia perché vabbè ah questo è firemonkey monkey che scemo uh, si sì, tra l'altro mi serve proprio in firemonkey monkey quindi multi device blank grid layout panel panel grid panel layout si chiama ecco scusate questo però non me lo devi mettere lì il problema è fare ad esempio quando hai ehm, lui ha messo due colonne, due righe quando aggiungi un'ulteriore colonna, un'ulteriore riga, eh, fai fatica a vederlo perché lui fa 50, 50 e 0. Però se io mettessi qui un 33 o qualcosa del genere, vorrei vederli tutti a 33. Vedi che ognuno ridimensiona gli altri ma giornala correttamente di colonna percentuale. Non so se il problema è questo, però io ho sempre avuto una difficoltà terribile di dirgli, ad esempio, fammi un uh, control editor. Adesso qui forse ci sono un altro po' di cose da, da esplorare. Column editor. Ehm, cioè Se io mettessi tutte a 33, lui non me le mette, me le prossima Vedete che me la prossima. Sempre di più, oddio, è vero che sono numeri a virgola mobile. Quindi ci sta come però sarebbe interessante. Un set, diciamo che lui deve tenere aggiornate. In faccia, va di FM, modifico a mano la percentuale. Ah ok, è sicuramente la cosa più se, cioè, tu fai così: tac, 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 e poi dici: views form Alt F12 e vengono però scommetto che non sono no, sono precise, dai cioè nel senso, lui le ha, le, le ha impostate tutte assieme e ha messo il, il periodico perché giustamente è diviso in tre, anch'io, ah perfetto allora io ero l'unico stupido <ride> ma no, in realtà la questione è che eh, sì, non ci vorrebbe un qualcosa che, che dica, io ti aggiungo ad esempio le colonne, scelgo uno stile tipo tutto uguali e poi me le, me le porti tu ad essere come dovrebbero essere, cioè questo dovrebbe essere il, la cosa in sé, per cui tu automatica il side, grip and layout, cosa ne perso? New option, dov'è questa opzione? Forse qua? Forse non la vedo io e ce l'ho qui da qualche parte? Column, control collection, row collection size style percent, c'è un nuovo valore wait, wait, wait. Questo wait non me lo ricordo, eh? non, so, non mi ricordo cos'è, <coughs> me lo devo andare a vedere perché, eh, per capire cos'è a Cosa si riferisce? Allora, absolute ok, pixel auto. Ah, forse auto è eh, wait Non ce l'avete messo. Però ci manca una ci manca una ci manca un coso. Ci manca side style. Ci manca questo weight che non ho idea di cosa sia. Se lo fai dal rispetto, puoi solo impazzire, non eh, lo so, lo so visto. Diavolo è questo weight, c'è un una cosa in più che non è neanche documentata, e quindi devo capire eh, che diavolo è I t, t, size style style. Devo cercare di capire, non ci sono risultati. Mm, questo è un po' strano, però potrei aver sbagliato. Potrei anche aver sbagliato effettivamente. C'è questo weight che non capisco a meno che non sia una cosa del tipo eh, queste due di weight questo è uno e questo è uno quindi lui fa la somma e questo sarà sempre il doppio delle altre due ah eccolo forse questo questo è interessante 1 1 e 1 boh a posto oh così mi piace quindi anche qui se io ne aggiungo un'altra vado nel va bene errore ma la posso fare anche da qui non vedo quella in più perché ha percentuale 0 ma io potrei dirgli guarda le voglio questo è il peso questo è il peso questo è il peso quindi lui mi dice peso 0, 50, 50, quindi il rapporto è lo stesso. Se metto 50, anche qui, che quindi il rapporto è uguale, mi fa tre righe uguali. Oh, oh, questo finalmente è un'opzione! È, è un'opzione un che. Alleluia! Quindi basta mettere il rapporto e così funziona. Quindi, volessi fare qui ad esempio un layout centrale, una sidebar, potrei dirgli tipo una cosa la bootstrap, potrei dirgli che questo è il menu e pesa 4 come colonna, questo adesso è 1 ma in realtà pesa 6, eh, questo pesa 4, 6, 10, ne mancano 2, 2 e così ho fatto le... Ah, ottimo questa cosa qui perché se le vuole tutte uguali basta mettere lo stesso valore, cioè è un valore di peso. È un po' come quando fai le selezioni nei programmi di grafica, e gli dici 16, il rapporto e quando tiri che tu scriva 16 noni o 160 90, o scrivi 4 terzi o scrivi la, la cifra, lui ti mantiene il rapporto e il calcolo lo fa lui. E se le voglio uguali scrivo 1-1 perché è più comodo, però. Sì, al netto che non è documentato, almeno sull'ELP integrato, è senz'altro un'aggiunta molto, molto interessante. Quindi. Uh, se è questo, ma eh, potrebbe essere questo, mi viene da dire. Uh, è molto comodo. Vabbè, poi c'è la parte di, di Android, eccetera. Ci sono cose molto specifiche. Oltre ai vari fix, che quindi sarebbero un attimo da vedere. Qui ci sarebbe un po' da fare un capitolo particolare per la parte dell'RTL più che altro per la parte del, dei web stencil che sarebbe interessante dargli un'occhiata perché così si vede anche un po' la documentazione che hanno fatto, quanto dice, quanto è facile da utilizzare se non ci sono delle cose di quei cosiddetti quirks un po' strani però, però si direbbe abbastanza, abbastanza interessante come, come improvement sicuramente quella parte lì è molto comoda quella del delle... ok dai direi che abbiamo visto un pochino di cose io metto la classica cosa per il uh, i salutini finali qui la chat non compare più ma è, è schiattata eh, dopo controllerò oddio obiettivo follower si è sminchiato è comparso roba è comparso roba che non c'è. Il nome dell'ultimo abbonato che è venuto. No, devo indicare così. Devo andare alla rovescio e quindi l'ultimo follower che però non ho, non ho visto. Snappieco non l'ho o l'ho sguinciato, non l'ho intercettato oppure non me ne sono accorto. Ma va benissimo. E... no, vediamo I saluti finali. Grazie come sempre a quelli che. Ci sono sempre, adesso andiamo a vedere anche se c'è qualcuno magari che sta facendo come noi un po', un po' di robe. Qui tutti giocano, nessuno sviluppa, quindi è una roba, cioè siamo, sono solo io, il, il, il povero. Con non mi far partire l'audio che non mi serve, non mi serve neanche vedermi. Oh, c'è qualcun altro che inizia a sviluppare in Python, che sta sviluppando in Python. Un giovincello, potremmo redare lui almeno, rendiamo un, un po' di sviluppatori, così almeno, dai, così per stasera facciamo anche qualcuno di... Io. Rimanete per il... Ricordo sempre che con Riot si fanno qualche punto canale che sono i caffè, li ho tradotti in caffè, e ci sono anche delle cose che si possono riscattare con... Eh, vabbè, a parte indossa l'elmo spartano, che è tardi, ma eh, però se... Suggerire dei temi o suggerire qualcosa, quindi... No, appena chiuso! Ciao Vision, a proposito! Una volta che c'era un, uno sviluppatore pronto, sì, no, mi è scomparso, ma incidenti! Ci rimangono solo i. Eh, ma tutti, tutti, tutti esteri, niente. Qui non, non c'è nessuno. Potremmo raidare RIP. che Vorrei vedere che 60.000 caffè divento nervoso, esatto. Peccato perché per una volta che c'era uno sviluppatore, direi che non, no, non vedo nessun altro, quindi a meno di andare all'estero non eh, è una che seguo che una... voleva farti rare ma eravamo solo in tre e non ci ha permesso di farlo forse al limite di 5 utenti non dovrei da questo punto di vista ah che peccato eh, non dovrei però controllo perché non a meno che non abbia rigidito qualcosa da questo punto di vista però controllerò perché non cioè, per me può anche arrivare uno da solo cioè che problema c'è se lo conosco ne conosco uno nuovo quindi già gli sviluppatori sono talmente talmente pochi che stavo guardando ma non, non vedo altri anche se proverei allora, c'è una ragazza che però sono in 294 si, si fa la figuraccia da veri, da veri italiani da veri italiani malefici però non so cosa sta sviluppando game development programmi in hard code boh proviamo come punti canali carta igienica qualcosa del genere non lo so però così tanto per fare quindi vision 294 più 6 300 giusti giusti ho perso il <ride> ok al ah, conteggio de della somma si sì, è come, come andare non so fare vabbè meglio di meglio di niente come e quindi niente vi ringrazio di nuovo direi che molto probabilmente ci si vede la prossima settimana probabilmente sempre di martedì adesso vedrò se no, è, ho visto stavo guardando la live di Kiraidare dare e seguire su twitch è più simpatico che su youtube esatto io lo dico sempre dovete spargere la voce perché qui c'è l'interattività si chiacchiera poi ci sono i suoni ci sono ci sono i meme tipo quando io penso ad esempio posso attivare questa cosa qui far finta di pensare oppure diciamo, forse l'orario non è non è non è il meglio però esempio, di giorno si lavora e quindi come dire diventa un po problematico però niente seguite lascio sempre il, il canale telegram che è solo aggiornamenti non è un gruppo non è un Amico esatto Ci amici che tempo fa Legnano! l'obiettivo infatti non è poi fare dei tutorial frontali anche perché non, non potrei preparare una cosa a settimana però piuttosto così vedere delle cose sì. è ripartita la chat la chat che era morta adesso si è, si è mossa a meno che non fosse giù no sta funzionando quindi eh, poi ci sono delle cose riscattabili poi anche, anche lì i suggerimenti sono sempre ben accetti anche perché questo, alla fine poi l'importante è che la community che insomma, un po faccia proponga cose cioè questa, questa grafica qui me la sono fatta così a, alla buona prendendo spunto da altre cose però è tutto un progetto sperimentale perché io normalmente sviluppo e non sono, non sono un influencer sono influenzato ho a volte l'influenza, anche il Covid, però non, non sono un esperto di questa cosa. Faccio perché dovendo guardare alcune cose, tanto vale guardarlo assieme con gente che interagisce in chat. Ci sarebbe anche volendo la possibilità di fare Discord, di avere della gente che parla. Però, in questo caso, magari è meglio fare come abbiamo fatto in passato: una, una live, magari con gente che potrebbe entrare così. Scambiare due chiacchiere l'abbiamo fatta un po' di tempo fa. C'è anche quello sul canale YouTube eh, dove, dove ci sono. Abbiamo parlato un po' appunto futuro di Delphi. Così questo qua. Abbiamo abbastanza un po' svaccato, però eh, di solito le, le organizziamo. Adesso proveremo a organizzare un'altra su qualche argomento così frivolo, così c'è sia il diciamo l'apprendimento, c'è sia l'aggiornamento, ma c'è anche la, il divertimento. Per cui di nuovo. Grazie ancora a tutti, adesso mi metto la, la, una musichetta da, da buonanotte, non so se ce la faccio, ma non troppo alta magari, quindi qualcosa di un po' più soft, non so se si sente che non dia fastidio. Per darci la buonanotte direi che ci vediamo. Ah, tra l'altro sono le emoji del, 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 del soldatino Spartano. Che sono chi, chi segue il canale, alcune sono gratuite, altre sono per chi ha, la, chi ha la sub o, a twitch, o penso al canale non so se quella generica di twitch è quella al canale e ce ne sono alcune carine quindi eh, mi sembrava interessante un'aggiunta forse un'aggiunta da fare quindi provo a fare il ride a questa super esperta che direi che si sta divertendo nella grafica cioè qui c'è questa è una che è capace, non è come me, giusto per vedere che cosa combinano. E niente, io vi saluto, vi ringrazio di nuovo, scusate per l'orario e direi che ci vediamo probabilmente martedì prossimo, se cambia qualcosa lo scrivo sui soliti canali oppure c'è la programmazione anche qua su Twitch come al solito. Grazie a tutti di nuovo, buonanotte, buon proseguimento di settimana e alla prossima. Ciao a tutti. andava la schermata finale e eh, quindi